non è esperto, dall'altra parte però sia il confronto fra colleghi che pur in discipline diverse trascendono la disciplina per riflettere sull'oggetto, che è il cambio concettuale, sia il debriefing o il lavoro meta che poi viene condotto dal formatore che non fa parte delle discipline in aula, è quello che noi ipotizziamo, scusate, sono andata indietro invece, ah no, devo andare avanti, ecco, noi ipotizziamo, tenuto conto delle difficoltà che abbiamo rilevato nella fase pilota dei docenti, che sono quello di concentrarsi sempre molto sull'esaustività e la quantità dei contenuti, e non sulla costruzione di concetti, che a questo punto fanno riferimento a un'idea di essenzialità, e la difficoltà dei docenti di distanziarsi dalle pratiche che loro fino a quel momento hanno condotto e dall'idea che hanno degli studenti e delle difficoltà degli studenti. La nostra ipotesi è che, scusate, proponendo un'attività di tipo interdisciplinare, con una riflessione transdisciplinare, i docenti avviino un processo di cambio concettuale rispetto al loro modo di spiegare in aula e al loro modo di spiegare un concetto che è difficile per gli studenti. La metodologia è di tipo fenomenologico, abbiamo condotto un'analisi di pratiche discorsive attraverso la costruzione di un sistema di core categories attraverso cui abbiamo analizzato da una parte i questionari iniziali, ma dall'altra soprattutto le trascrizioni delle verbalizzazioni delle attività che abbiamo fatto in aula. Noi da quando abbiamo iniziato, audio registriamo tutti gli incontri che facciamo, trascriviamo e analizziamo a posteriori. Questa, come vi dicevo, andrò velocissima. Quali sono i risultati che abbiamo raggiunto? Tre, uno per minuto. Il primo, che i docenti universitari cominciano, e voi potete leggere da soli gli esempi, cominciano a ragionare sulla selezione dei contenuti. Cioè sul fatto che c'è un problema di rapporto fra tempo disponibile e scelta quantità e quindi scelta dei contenuti su cui si può lavorare per costruire, per avviare una costruzione concettuale. Questo è il primo risultato che si evidenzia, quindi la prima evidenza che noi trattiamo dall'analisi dei materiali di ricerca. La seconda è che cominciano a pensare che le difficoltà che pensano degli studenti non sono quelle reali, ma che in realtà le difficoltà che incontrano gli studenti sono legate al loro modo di porre il concetto e non a difficoltà preesistenti. Cioè, diciamo, mettendo al netto delle difficoltà che faceva presente il collega che hanno gli studenti, di essere concentrati sui contenuti, di essere concentrati sulla memorizzazione piuttosto che altri, al netto di questi cominciano a realizzare che alcune difficoltà degli studenti derivano dal loro modo di proporre il concetto in questione. E quindi cominciano a ragionare sulle strategie possibili, il tempo dedicato alla relazione, il ripensamento sulla relazione degli studenti. Un solo esempio, un docente che dice: ma io ho capito che hanno paura di parlare, hanno paura di farmi le domande. Era la prima volta che pensava che non erano passivi o lazzaroni o incapaci, ma erano bloccati nella relazione. Le strategie, quindi il modo di porre le domande,
l'accessibilità del linguaggio, ho concluso, il rapporto fra uso di un linguaggio più quotidiano e invece il linguaggio tecnico, e l'uso dell'esempio, che da loro veniva considerata una banalizzazione, una semplificazione riduttiva della spiegazione, e che invece scoprono poter essere un grimaldello su cui poi costruire la formalizzazione concettuale. Le conclusioni le lascio leggere, così non prendo tempo. Chiaramente questo è un avvio di cambio concettuale da parte dei docenti, che deve essere seguito, sostenuto e sviluppato, e tant'è vero che noi stiamo attuando un'attività di consulenza individuale per chi ce lo chiede, di osservazione in aula, di videoregistrazione e di analisi successiva di quello che fanno i docenti più che gli studenti, e approfondimenti di piccoli gruppi per chi è interessato ad aspetti specifici. Grazie. La parola al primo discussant, il professor Simone Betti, 5 minuti a disposizione. Da geografo sensibile, così potrei definirmi, ai temi della didattica, mi sono ritrovato in qualche modo in alcune discussioni fatte con colleghi disciplinaristi, non solo geografi ovviamente, sulla quota, quello che ha portato nella parte dell'analisi dei dati, il punto di partenza, questi contenuti io devo darli, che è forse una delle preoccupazioni maggiori da parte di qualsiasi disciplinarista, da un lato parlando in un ambito di scienza formazione primaria con riferimento alle indicazioni ministeriali, o con riferimento a programmi, pseudoprogrammi o soprattutto prassi, in qualche modo, abitudini dalle quali bisognerebbe, appunto, come mi affascina molto il paper, distanziarsi dalle pratiche, prendere un po' la distanza, come se chi sta su un leone non lo conosce, è valido ancora oggi, e quindi un po' prendere la distanza da quello che si fa abitualmente. Nel riorganizzare questo, io nei 5 minuti che ho a disposizione, forse vorrei usarne anche meno, ma vorrei porre due questioni che secondo me sono nodali, che in parte emergono nel paper, in parte sono una mia curiosità. Una riguarda l'accesso volontario da parte dei colleghi, dei docenti di Milano Bicocca a questo tipo di percorso. Mi piace molto l'ipotesi finale a sportello, per cui io sento un'esigenza, indipendentemente dal fatto che ci sia un workshop organizzato in quel periodo, posso rivolgermi a un pool. Solo chi ha partecipato al workshop. Quindi diciamo per implementare, per corroborare, per ampliare ulteriormente. E questo passaggio mi pone anche una questione proprio per quel motivo. Quanto poi o come potrete valutare le ricadute, perché stiamo in qualche modo, ipotizzo, immagino, il quadro che mi siete fuori davanti è uno scenario Milano Bicocca dove ci sono velocità diverse, diciamo sensibilità diverse, ritorno a quell'aggettivo iniziale, riguardo alla partecipazione a workshop, all'upgrade via via e alla sistemazione in qualche modo dei curricula, perché il rischio è che a quel punto ci possano avere delle discipline che viaggiano ad un livello straordinario, che può essere sia quello tradizionale da un lato, se l'ordinario diventa invece questa prassi di partecipazione, di attivazione all'interno del workshop. Quindi questo è una prima tematica, questo discorso della consulenza individuale e il distanziarsi in qualche modo dalle pratiche. Un secondo interesse che io ho è sulla possibilità effettiva di ragionare, voi infatti avete ragionato sulla grande aula, grande gruppo, con contesti diversi. È chiaro che non è immediatamente replicabile tutto e ovunque, ma proprio nello specifico di essere geografo penso molto all'ambiente
e quindi penso molto ad ambienti dove non mi sembra così banale, così semplice, così ovvio riuscire a replicare o ad adattare modalità o innovazioni via via in ambiti che possono rivelarsi anche molto diversi. A volte mi sono sentito e mi sento ancora particolarmente diviso con me stesso nel momento in cui nell'arco della giornata mi trovo a fare lezione a 200 studenti e poi 20 in un altro corso. E quindi serve anche una capacità di rimodulare. Credo che in tutto questo giochi una cosa importante che ho visto come un filo sotteso di tutto il paper e del vostro modo di ragionare, che è quello di non frammentare, cioè di pensare a una programmazione, una progettazione che in qualche modo nei momenti di verifica intermedia non si considera solamente a che punto sono arrivati rispetto al progetto complessivo, ma quei momenti servono anche a ridefinire e quindi in qualche modo non solo a vedere a che punto si è rispetto al risultato finale, ma forse alla ridefinizione. Perché oltre che una rimodulazione personale che osserva proprio anche una rimodulazione rispetto alle finalità stesse dei singoli insegnamenti. Grazie al professor Simone Betti, la parola alla seconda discassa, la professoressa Katia Giaponi, 5 minuti. Sì, grazie. E anch'io per la specificità, questa volta della pedagogia speciale, leggo con molto interesse questo contributo. E rispetto ai quesiti che ci erano stati posti, quale problema all'origine, no, della ricerca, credo, anche oggi in apertura il rettore lo abbia accennato, come la formazione dei docenti universitari, no, e l'aggiornamento sia ancora una tematica spinosa, cioè sembrano essere quella categoria di docenti che meno si presta, arrivato a termine di una, no, carriera accademica, a questa prospettiva di meta, tanto più in un'ottica transdisciplinare. Quindi è apprezzabile come non solo il contributo lanci il problema della transdisciplinarità e dei dispositivi didattici per rendere reale la progettazione, no, aperta a queste prospettive, ma è altrettanto interessante quello che voi dite come un lavoro forte da dover fare per il docente universitario sulle concezioni in genere delle discipline e sulle concezioni dei modi di apprendimento degli studenti, tanto più se questi hanno una situazione di disabilità o di dislessia. Ci capita nel rapporto, in questo contributo viene messo più in evidenza tra i disciplinaristi e la didattica generale, no? Il rapporto tra disciplinaristi e didatti speciali, che quando si presenta un caso, una situazione di disabilità, pensate all'autismo, ad alto funzionamento, oppure nel nostro dipartimento sono inseriti ragazzi con tetraparesi spastica che comunicano attraverso le tecnologie assistive, quindi hanno un corpo che non risponde ma una cognizione, no, che risponde, come l'immagine e la concezione di genere che si fanno del modo di apprendimento va a condizionare poi un percorso aperto a una strada possibile di personalizzazione della propria disciplina. Quindi ero curiosa di sapere se eravate imbattuti in questa situazione, che è ancora più complessa quando si viaggia a, no, aule di grandi dimensioni. L'altra cosa che nel leggendo il contributo ed è evidente anche dai risultati è il ruolo dell'esempio, come in realtà questo lavoratore sui dispositivi didattici di accompagnamento abbia delle aperture forti a una didattica universitaria inclusiva. L'esempio e questa anche simulazione apre, no, a trovare quelle porte di accessibilità su una disciplina no? Che è molto interessante dal nostro punto di vista. Quindi qui mi chiedevo quali, oltre all'esempio, erano le porte emerse per ricostruire la propria disciplina, vista appunto l'ottica della personalizzazione, dove è lo studente che poi, no, si deve attivare, viste le diverse possibilità di accesso sulla personalizzazione della disciplina. Grazie. Apriamo il dibattito, ci sono interventi da parte del pubblico, prego. Volevo chiedere una specificazione, se avevate notato nel gruppo, diciamo, di franchezza dei docenti, magari una prevalenza, almeno dagli esempi sembrava così, di docenti di area scientifica rispetto a quelli, grazie,
se c'era una prevalenza di docenti di area scientifica, come, o forse era una casualità degli esempi selezionati che parlavano di fisica, di eccetera, eccetera, o se c'erano anche docenti di area un po' più umanistica, perché per esempio vedo a Bologna, nelle formazioni che stanno andando avanti di didattica universitaria, c'è sempre una grossa presenza di disciplinaristi o di docenti di aree più scientifiche, un po' come se quelli di area umanistica si sentissero invece già bravi e formati. E invece penso che anch'io, che per esempio mi occupo di didattica, faccia sempre molto bene un confronto, anche a maggior ragione, con persone che sono di settori scientifici molto diversi, perché appunto hanno una visione anche diversa dello studente, portano esempi che possono essere utili anche a me. Grazie, altre domande? Prego. Io ho una domanda che va nel solco di quella già fatta, cioè mi interesserebbe sapere se tra i docenti che hanno partecipato a questa iniziativa di area scientifica, se c'è una prevalenza tra, ad esempio, i chimici che insegnano ai non chimici, fisici e non fisici e così via, o agli specialisti o tra gli specialisti della disciplina. Grazie. Le discipline di base, diciamo. Non ci sono altri interventi, altre domande? No. Allora, 5 minuti. Sì, allora, velocissima. Le ultime due domande. I dipartimenti coinvolti sono 11 su 18. Ci sono soprattutto tre grosse macro aree. Quella scientifica, qua rispondo, quella economico-giuridica, molti giuristi che sono comunque umanisti e molti psicologi. Noi nel nostro dipartimento non abbiamo lauree prettamente umanistiche, cioè quelle più umanistiche sono quelle pedagogiche e psicologiche, che peraltro la laurea psicologica è molto neurolinguistica, per cui anche sul versante scientifico. Ci sono scienziati di tutti i tipi. Più che esserci in particolare quelli che hanno corsi di qua e di là, perché alcuni ne hanno un corso nel proprio settore, un corso fuori, ma i corsi su cui si interrogano di più sono quelli non nel proprio settore. È dove nascono, secondo me, le riflessioni più interessanti. E rispetto sempre, per avere il filo del discorso, a quello che dicevi, su fare le stesse cose in contesti diversi, noi una delle rispondenze più grosse che abbiamo è con i geologi che vanno in campo. Invece, anzi, noi abbiamo trovato l'opposto, che chi va in campo ha una maggiore sensibilità su modelli più attivanti, perché non può mettersi nella cava, magari con 3 gradi sopra o sotto zero, a fare una lezione di un'ora. E comunque va in campo perché trae ricchezza dal campo. Per cui su questo non trovo assolutamente riscontro, mentre su la domanda che facevi tu molto, qua misto, mi aggancio alla volontarietà. Noi abbiamo fatto una scelta, e guardo la collega Lotti perché il suo contributo mi ha fatto pensare su questo. Noi abbiamo fatto una scelta a Morvillo contagiante, un po' per la storia che non posso raccontarvi, interna all'Ateneo, quindi a resistenze varie, un po' per scelta rispetto alla ricerca sulla formazione degli adulti. Siamo convinti che la volontarietà è una condizione per aprire un varco. Il problema è cosa viene dopo, non è che è sbagliato questo. Questa è la prima fase. Quello che sta succedendo è che il contagio a macchia d'olio, e il contagio è avvenuto, per esempio, ha portato alla decisione a gennaio di fare un corso per tutti i neoricercatori assunti obbligatorio. Ma perché nel loro caso il fatto di inserirsi poteva dare senso all'obbligatorietà. Un altro caso di contagio che sistematizza è che stanno nascendo gruppi disciplinari che ragionano su questo soprattutto a scienze, nella scuola di scienze,
E tra l'altro in Bicocca tradizionalmente noi collaboriamo con la Scuola di Scienze per la formazione degli insegnanti e da quest'anno noi faremo un lavoro sull'intero corso di laurea. Quindi devo dire che finora l'ipotesi di partire col morbillo contagiante si verifica efficace, nel senso che porta a successive messe a regime e sistematizzazioni, ma che vengono da richieste. E quindi noi finora, devo dire, non cambiamo rotta, ben consapevoli che a un certo punto andrà messo a regime un sistema. Facciamo parte di un consorzio internazionale che ha già fatto questo e che ha un modello che ci potrebbe interessare, che è quello di Siviglia, nel caso specifico. Altre domande? La disabilità, e poi qui mi fermo. Devo dire che il lavoro sulla disabilità è stato precedente a noi. Noi abbiamo un centro di Ateneo per la disabilità con Roberta Garbo, che è una nostra collega per 03 speciale e delegato del rettore, che aveva già portato quel tipo di esperienza. Quello che vorremmo fare adesso è organizzare dei momenti di incrocio, e visto che ho l'ultimo minuto, il ruolo dell'esempio è uno. Noi lo stiamo facendo una ricerca sia con gli studenti di primaria che lo usano con i bambini, i tutor di tirocinio che lo usano con gli studenti e adesso qua nei gruppi interdisciplinari. Pensiamo che sia uno strumento molto potente, gli altri li accennavano, non c'è modo di vederli, però sono il linguaggio, l'utilizzo del linguaggio e poi tutti i dispositivi pedagogici che abbiamo. Cioè, credo che tutta l'esperienza dell'Università della Calabria ci dice che ci sono anche altri dispositivi, cioè non è che puoi risolvere tutto con un tipo di intervento, su questo sono abbastanza consapevole. Questa è uno degli aspetti, la grande aula è uno degli aspetti, poi ci sono i laboratori, c'è la piccola aula, ci sono i corsi di laurea, c'è il curriculum, quindi c'è un grosso lavoro che ci aspetta. Siamo convinti che questa è un po' la strada che ci darà dei risultati. Bene, grazie alla professoressa Lundis, al professor Simone Betti e alla professoressa Katia Giaponi. Invito qui, oltre che la dottoressa, a cambiare i cavalieri, invito qui con me la professoressa Katia Giaponi, il professor Francesco Bolini e la professoressa, suppongo, Mercedes Laurent Vaquero. La professoressa Katia Giaponi presenta una relazione dal titolo Study Empowerment for Inclusion. 10 minuti a disposizione. L'apertura, attendendo delle slide, si aprono. Sì, intanto vedete tutti i collaboratori che hanno lavorato a questo contributo, la collega Capellini dell'Università di Brasile, perché in parte è stata gestire una situazione appunto di sperimentazione in contesti internazionali, e il rettore in apertura vi ha detto come questo sia una linea strategica di Ateneo, che quindi ha coinvolto proprio la realizzazione poi di questo study empowerment. Le premesse che ci hanno portato ad affrontare questo aspetto. Questo aspetto è in una che è poi la proposta del nostro dipartimento di eccellenza, che non vedete perché nell'altra aula c'è un gruppo di noi che si occupa più di creare dispositivi appunto didattici nella gestione della lezione, e quindi il professor Rossi con i suoi collaboratori. Noi prendiamo l'altra faccia della medaglia, che è quella di partire da
gruppi di studenti, in particolar modo con dislessia e disabilità, e cercare di trovare dei percorsi di progettazione per la personalizzazione. Questo perché siamo altamente convinti che, oltre che la didattica appunto universitaria si debba caratterizzare di format flessibile, che ci sia un lavoro da parte degli studenti con disabilità e dislessia di personalizzazione, ma soprattutto di, per diventare autonomi. Noi ci siamo inseriti su delle emergenze pedagogiche che anche il Censis mette in evidenza, dell'aumento dei ragazzi con disabilità, ma soprattutto con dislessia. Quindi il focus poi che trovate il contributo è di un intervento con i nostri studenti con dislessia. E ci siamo anche riagganciate a delle ricerche che avevamo condotto precedentemente sulle carenze in termini di metodo di studio e di strategie degli studenti universitari con dislessia. Vi faccio un esempio: dall'indagine era emerso che la maggiore strategia utilizzata era l'uso dell'adulto come lettore, come conduttore per la guida nei testi, fino ad arrivare a forme di riassunto e di schematizzazione. Quindi capite bene che il livello di autonomia, no, era compromesso in riferimento alla seguire un percorso universitario. Così come vi dico che poi molto spesso il servizio, le figure delegate si scontrano e si confrontano con i disciplinaristi, dove segnalano più volte come questo accesso, questo diritto allo studio di studenti con disabilità e dislessia a volte sia più un valore etico che in realtà delle basi concrete su cui gli studenti possano realmente arrivare, no, a delle forme reali di completamento in modo autonomo del percorso di studio, proprio perché abbiamo visto che in questi servizi di disabilità ci sono diversi servizi della, per gli appunti, del tutoraggio, e quindi che in qualche modo va a consolidare quella strategia errata del metodo di studio, cioè di supportarsi solo con un tutor, con un lettore esterno, e non trovare altre strade. Quindi la nostra proposta, che si inserisce in questo progetto di Ateneo che è denominato Inclusione 3.0 e che adesso avrà una parte specifica nel progetto di eccellenza, è quella di puntare sul metodo di studio. Non è una letteratura, no, asettica, ma il gruppo di Padova, di Cornolti, ma anche la Cagliola, adesso sta la collega Cagliola sta approfondendo questo specifico tema del metodo di studio come primo strumento compensativo per eccellenza, logicamente in particolar modo per i ragazzi con dislessia. Noi che cosa abbiamo fatto? La nostra scelta non è stata quella di puntare però sui singoli strumenti compensativi, ma tentare di costruire un sistema integrato di dispositivi tecnologici ancorati sulle basi del metodo di studio, in modo tale anche che ogni studente abbia la possibilità, anche senza dislessia, di provare diverse strade tecnologiche e vedere se queste in qualche modo potessero ampliare le loro, e quindi rendere anche più efficiente e efficace, il loro metodo di studio universitario. Da qui lo abbiamo fatto rispetto anche alle prospettive che si fermavano alla scuola secondaria e secondo grado, che abbiamo stesi gli studi all'università, e quindi il focus si sposta proprio dal singolo strumento compensativo alla creazione di questo sistema integrato di tecnologie, e soprattutto promuove percorsi inclusivi, perché queste postazioni veramente diventano dei luoghi di condivisione e di accesso anche per studenti senza dislessia e disabilità. Da dove siamo partiti? Passo alla parola a Noemi Del Bianco, da una ricognizione internazionale dei TOL utilizzati appunto dai centri internazionali. Allora sì, per il campione è stato scelto il ranking statunitense del 2017-2018, che fa emergere quali sono i college americani con centri di eccellenza. E da questa analisi siamo riusciti ad estrapolare quali sono i dispositivi tecnologici e quindi i tools maggiormente utilizzati
dalle università a supporto di studenti con disabilità intellettive, studenti con disabilità sensoriali, nello specifico uditiva e visiva, e studenti con disturbi specifici dell'apprendimento. Nel caso delle disabilità intellettive abbiamo preso come riferimento il programma Think College, che vedrà collaborazioni di 264 college, tutti quanti orientati all'accessibilità per studenti con disabilità intellettive, e quindi i maggiori tools utilizzati sono quelli che riescono a tradurre il testo in formati audio, quindi text to speech, e viceversa speech to text, quindi da formati audio alla trascrizione scritta. Nel caso invece delle disabilità sensoriali, sia uditive che visive, ci siamo basati sui ranking dei best college university, che delineano appunto le università con i maggiori centri di eccellenza, e i tools maggiormente utilizzati da questi sono quelli specifici per la disabilità visiva, quelli appunto che fanno emergere la sintesi vocale, o addirittura la possibilità di avere dei supporti altamente specifici come i stampanti Braille. Mentre per la disabilità sensoriale uditiva ci sono delle app appunto con la lingua americana dei segni, o addirittura ci sono dei tools con trascrizioni di sottotitoli immediati, quindi durante le lezioni o durante i seminari c'è questa possibilità. Per invece gli studenti universitari con disturbi specifici dell'apprendimento, i centri di eccellenza appunto emersi proprio da questi ranking statunitensi mostrano che i tools maggiormente utilizzati focalizzano soprattutto dei supporti per la lettura, per la scrittura, per discipline scientifiche come la statistica e la matematica, o per il metodo di studio. Tutti quanti i centri che abbiamo analizzato non hanno, ovvero hanno un sistema, una vera e propria strutturazione ambientale in cui lo studente può usufruire di questi strumenti, ma vengono messi a disposizione in modo singolo, quindi lo studente può usufruire singolarmente di ciascun dispositivo. Perciò da qui nasce la proposta di attivare un vero e proprio sistema integrato di dispositivi che possa appunto in maniera coesa avere più dispositivi a disposizione. Sì, quindi queste vedete le postazioni, il primo step è finanziato dall'Ateneo, il secondo con tutta la strumentazione anche in Braille sarà finanziato dal Ministro Boda appunto per questo investimento su queste postazioni che sono nei luoghi strategici dell'università, biblioteche, quindi capite sia il valore, no, del metodo di studio, ma anche il valore collettivo di partecipare a integrarsi in pratiche di studio insieme agli altri. Poi troverete qui tutti gli strumenti che abbiamo fatto sulla scelta appunto di una prospettiva che abbiamo chiamato Study Environment, e ha un grande numero di app e sito per la tecnologia assistiva con DSI. È una enfasi per Evernote, che è conosciuto come un secondo cervello, che ha una capacità illimitata per fare la registrazione e dopo una trasformazione per documenti Word. Sì? Dopo c'è un sito, Katia, per favore, che è questo, che si controlla la fluidità della lettura, che è possibile se fare veloci o no con la difficoltà dei bambini o giovani, sì. E un'altra enfasi per LiveScribe, che è una penna intelligente con un registratore che è possibile se fare la trasformazione della penna che è scritto in un documento Word, sì. Grazie, posso?
Procedo velocissimamente alle conclusioni con queste due slide, che non vogliono essere ovviamente delle conclusioni, ma delle prospettive da sviluppare ulteriormente. Da quanto abbiamo presentato emerge come il metodo di studio possa essere un validissimo strumento di tipo compensativo e recuperando anche il concetto di stamattina di ecosistema universitario, come all'interno di questo, attraverso i processi di personalizzazione e di inclusione, sia possibile creare di sistemi integrati di dispositivi che vadano veramente a potenziare il metodo di studio. Le tre prospettive sulle quali noi come gruppo di ricerca vorremmo continuare il nostro lavoro sono principalmente queste tre. La prima è ovviamente l'implementazione delle postazioni nell'ottica di adottare study empowerment per studenti universitari con disabilità intellettiva e la seconda fa riferimento alla progettazione di planner pedagogici per docenti e per studenti, quindi sia predisposizione da parte dei studenti, di tutta una serie di materiali che possano essere assolutamente fondamentali per l'accessibilità e l'inclusione degli studenti, ma dare allo stesso tempo agli studenti la possibilità di contribuire alla definizione di materiali e di poterli poi utilizzare per facilitare la loro partecipazione e apprendimento. La terza direzione, che è quella diciamo così più nuova rispetto alle due precedenti, riguarda la possibilità di sperimentare una ricerca di tipo emancipatorio che possa coinvolgere gli studenti con disabilità nell'identificazione dei problemi e delle soluzioni all'interno appunto della didattica universitaria. Bene, la parola al professor Francesco Bonini, 5 minuti. Grazie, signor. Dunque, io volevo evidenziare un aspetto in particolare, perché di tempo non hanno avuto modo di magari esplicitarlo in questa sede, ma io ho potuto leggere il contributo, quindi ho notato questo aspetto qui. Loro, tra i vari problemi che pongono sugli errori classici che riguardano le misconcezioni riguardanti il metodo di studio, mi ha colpito in particolare uno, che è quello in cui si ritiene che il metodo di studio che vale per una persona possa valere anche per un'altra persona. E questo sul piano, delle tematiche inclusive si allaccia a una questione importante, cioè al rapporto tra la costruzione di sistemi, di ambienti inclusivi, quindi di sistemi integrati, sono state usate le parole sistema integrato, luogo di condivisione, percorso di inclusione, e quello che invece è l'aspetto invece più legato alla personalizzazione sul singolo individuo, sulla singola persona. Questa questione nella loro ricerca la possiamo leggere in due, ci sono due punti su due aspetti importanti. Uno prettamente valutativo. Loro propongono un modello di 12 step sul modello di study empowerment e ce n'è uno che a mio parere è particolarmente rilevante, che è quello che viene chiamato mi perfeziono, che riguarda l'autovalutazione, perché è quello in cui si sviluppa proprio la capacità metacognitiva, la presa di consapevolezza di quello che è il proprio metodo di studio. Quindi questo era un aspetto che volevo sottolineare, perché per l'appunto ragionando sul metodo di studio, onde evitare di incorrere nell'errore di cui abbiamo detto prima, c'è questo aspetto che è rilevante. Il rapporto tra ambiente inclusivo e personalizzazione però si può anche trovare da una prospettiva più tecnologica, perché ci hanno mostrato le colleghe le postazioni fisse, però hanno anche portato avanti parallelamente un lavoro su postazioni mobili, su dei tablet, tra l'altro con anche delle riflessioni sul modo di organizzare anche le app fisicamente sullo schermo, quindi c'è stato proprio un lavoro anche molto approfondito su questo punto. E lì la postazione mobile cosa ha di particolare? Accennava anche il collega questa mattina al bring your own device, cioè la postazione mobile è una postazione che è per sua definizione personale, cioè il passaggio dalla postazione fissa alla postazione mobile in qualche modo sposta il focus dalla postazione a un oggetto che diventa pressoché un appendice della persona. Quindi mi interessava capire, e inoltre c'è anche un altro aspetto legato alle tecnologie fisse. Quando si parla di disturbi, di strumenti compensativi, c'è un po' anche il rischio, anche questo è in qualche modo evidenziato nel paper,
di etichettatura della persona che ha il disturbo, cioè se in un contesto cluster, su cui parliamo più caldo, in un contesto cluster, c'è una postazione con un PC, diciamo si mette una grossa freccia su quella persona che molto spesso dà anche, in qualche modo, può anche dare qualche fastidio e provocare qualche rifiuto, un aggravamento anziché una semplificazione, un'agevolazione delle condizioni. Invece l'uso delle postazioni mobili, diciamo, limita questo aspetto, ma ha anche una possibilità di sfumare la dimensione formale da quella informale, perché è di fatto uno strumento personale. Quindi mi interessava insomma, approfondire questi aspetti, quindi volevo sottolinearli su questo. Grazie al professor Francesco Ugolini, la parola alla professoressa Mercedes Loret Bachero, 5 minuti. Grazie, se non mi capisci. Prima voglio dare congratulazioni per il lavoro, perché penso che è molto interessante. Casualmente, qualche settimana fa, una collega dell'Università di Caen, dove lavoro adesso, stava facendo una ricerca su come i docenti all'università rispondono alle diverse caratteristiche di questi studenti. E io ho fatto il questionario e mi ha fatto riflettere su come non ho mai pensato in queste cose, no? in come io rispondo, come i miei colleghi. E lei mi ha detto che quello era veramente un problema a livello universitario, perché non abbiamo molte studenti con queste situazioni e quando l'abbiamo non sappiamo che fare, no? Quindi penso che vostra ricerca è buona per quello, no? Perché fa riflettere e conoscere come possiamo rispondere, no? Io volevo chiedervi se queste tools che avevi cercato l'avevi messo su un repositorio digitale in modo che altri docenti possano vederlo e anche se avete pensato di fare una formazione dopo sull'uso di questi tool. E anche una cosa che mi è piaciuto molto è questa idea di ricerca emancipatoria con gli studenti, come lavori con gli studenti e si può fare un po' a approfondire in questo concetto. Grazie. Ci sono interventi da parte del pubblico? Prego. Io volevo semplicemente complimentarmi perché sono Antonella Lotti, vengo dall'Università di Genova. E proprio lunedì mattina abbiamo così organizzato un workshop per i docenti del nostro Ateneo su appunto la gestione dei nostri studenti universitari con DSA. Abbiamo invitato una psicologa e in effetti lei ha portato come psicologa del distretto tutta una serie di indicazioni, ma mi rendo conto che qua c'è una ricchezza veramente straordinaria, quindi mi complimento perché veramente in aula quella mattina c'erano molti docenti provenienti da vari dipartimenti e appunto c'erano docenti di chimica, di matematica, che loro dicono appunto che hanno a volte dei problemi, perché hanno gli studenti hanno difficoltà a riconoscere i simboli, cioè, e non sanno come comportarsi. Lo stesso docenti di lingue straniere, lo stesso hanno problemi. E ci siamo resi conto che questa psicologa in effetti non sapeva, no? Perché diceva in realtà, cioè io so alcune cose, ma non so tu. E il fatto di avere adesso invece un panorama così aggiornato di dispositivi sicuramente una grandissima ricchezza che viene offerta non solo all'Università di Macerata, ma voglio dire soprattutto al contesto nazionale, quindi penso che sia una cosa da riconoscere. La seconda cosa che mi ha molto colpito è il fatto che voi avete sottolineato il metodo di studio come strumento compensativo, come diceva la collega, e mi dicevo in qualche modo questo è un modo per far tornare comunque questo tipo di competenza anche un po' nell'alveo della pedagogia, no? Della didattica speciale. Io vedo nel nostro dipartimento, questo è un appannaggio solo degli psicologi,
E in realtà mi rendo conto che come pedagogisti probabilmente dovremmo appunto andare nella direzione che state segnando voi. Grazie. Grazie, altri interventi? No. 5 minuti alla professoressa Claudia Giaponi. Sì, velocemente parto l'intervento di Lucolini che ci ha permesso di mettere in evidenza questo effetto equazione personale, no? Che scatta sempre quando le persone aiutano a studiare, gli altri che hanno difficoltà. Quindi capita, l'abbiamo visto tra le famiglie, i figli che hanno dislessia, ma anche tra i tutor specializzati, no? Che prima erano studenti alla pari. Noi quest'anno abbiamo fatto la scelta di invece assumere, tra virgolette, dei tutor formati. Questo effetto di equazione personale ce lo riportavano poi i docenti, i disciplinaristi che ci segnalavano questi ragazzi con disabilità o DSA andavano ai propri esami con dei riassunti dove loro non sapevano muoversi e che erano molto lontani comunque anche dalla aderenza disciplinare. Questo ci ha portato ad lavorare sul metodo di studio, ma avete capito bene che il paradigma fondativo è quello della personalizzazione. La personalizzazione deve essere un percorso dello studente e noi dobbiamo essere in grado di dare una serie di strumenti di accessibilità, ecco perché per le disabilità sensoriali, per la dislessia. Quindi come cambia la concezione del processo di apprendimento, di insegnamento-apprendimento, che non è un processo lineare, tantomeno speculare, ancora di più deve, non possiamo pensare di incidere noi sulla personalizzazione, no? Del metodo di studio, non possiamo dare delle strade dove il ragazzo faccia delle esperienze sul metodo di studio universitario. L'altra considerazione, la postazione mobile e il tablet, ma soprattutto il rischio di etichettamento. Noi abbiamo inserito queste postazioni nei laboratori di informatica, nelle biblioteche, nei dipartimenti più dislocati, qui lo trovate, no? nella biblioteca di questo dipartimento. E l'accesso non è solo dei ragazzi con disabilità, perché lavorare dopo 15, dopo le 15, no? Che tu studi alle 8 di mattina con uno schermo più ampio, avere la possibilità con un mouse scanner di mettere dentro delle parti di testo, o avete visto la parte di scelte che abbiamo fatto di applicazioni più gratuite, ma anche delle applicazioni a sperimentare più raffinate come LiveScribe, che permette di prendere appunti, avere la sincronizzazione, ma anche per le materie più scientifiche, di avere un blocchetto dove il ragazzo disgrafico fa degli schizzi, ma quel blocchetto poi permette di avere lo stesso schizzo in fase accessibile. Per noi è stata una esperienza molto importante, e poi perché riteniamo che come la personalizzazione lo studio sia una cosa individuale, no? Non è che anche nelle forme, quindi ci deve essere un momento, uno spazio, ecco perché poi il dispositivo mobile, per elaborare e approfondire queste questioni. Per quanto riguarda, ecco, le altre osservazioni, la ricerca è molto più estesa. Qui noi abbiamo presentato i tool che riguardano la parte degli studenti, ma da questa analisi dei centri di eccellenza abbiamo rilevato anche i tool maggiormente utilizzati per supportare i docenti. Quindi questo poi diventerà un repository nel nostro dipartimento di eccellenza, perché è uno degli aspetti. L'altro aspetto della ricerca emancipatoria, lascio alla collega che appunto ha già sviluppato questa tematica, che riteniamo molto importante, no? Per lo sviluppo poi delle pratiche inclusive. Sì, brevemente aggiungo innanzitutto che questo tipo di approccio non è stato praticamente sperimentato ancora in Italia, quindi sarebbe comunque una prima sperimentazione che speriamo, insomma, di poter adottare insieme alle altre. E il punto di forza di questo tipo di approccio è che le persone, gli studenti con DSA o con disabilità sono chiamati in prima persona a partecipare attivamente, quindi, e non solamente a usufruire, no, di materiali didattici, di risposte preconfezionate, ma che possano appunto esprimere il proprio punto di vista e possano quindi essere protagonisti, no, proprio nell'ottica di autonomia e di empowerment, delle soluzioni, quindi identificare le problematiche, ma saper costruire anche le soluzioni. Quindi vedremo se potremo approfondirle nella realtà. Altri interventi? No? Bene, grazie. Ringrazio la professoressa Katia Giaponi, il professor Francesco Bullini e la professoressa Mercedes Lorenz Vaquero. Possono accomodarsi invece.
il professore Antonella Lotti, nuovamente Elisabetta Nigris e la dottoressa Arianna Taddei. Didattiche universitarie. Il caso del problem-based learning, 10 minuti. Okay. Bene, io devo dire la verità che quando mi hanno chiesto di portare un contributo sulla didattica universitaria ho pensato tante cose e penso che noi a Genova anche facciamo molte cose sulla formazione dei docenti universitari. Sto seguendo anche delle altre sperimentazioni in giro per l'Italia su team-based learning, problem-based learning, però non so perché mi è venuta voglia di fare una sorta di divertissement intellettuale. Che io, sono anni che mi chiedo in effetti quale sia il metodo, diciamo, il dispositivo curricolare che in qualche modo possa facilitare una trasformazione della didattica universitaria. E dopo aver in qualche modo avuto la possibilità di vedere tante cose, come appunto introduzione di innovazioni all'interno delle singole discipline o di corsi, o di addirittura di atenei, così mi è venuta la voglia di utilizzare questa occasione per fare una proposta, ossia di provare a dare una classificazione, una categorizzazione di quelle che potrebbero essere le didattiche curricolari, cioè il dispositivo curricolare innovativo. E quindi io ve lo propongo e mi piacerebbe poi durante la discussione sapere se questo modello che propongo è convincente o invece da prendere a buttare nel cestino. L'indice è così, è organizzato in questo modo, cioè da una parte faccio una riflessione sui ruoli del docente universitario, in quanto mi è capitato di vedere quest'estate questo libro che è uscito in Scozia sui ruoli del docente universitario. In realtà è riferito al ruolo del docente universitario di medicina e Ronald Harden, lui dice che in effetti sono 8 i ruoli del docente universitario che vanno appunto da colui che trasmette informazioni a colui che fa ricerca, a colui che fa il facilitatore, valutatore e via discorrendo. Però in particolare sottolineo un aspetto che è quello del curriculum planner, ossia colui che non si sofferma a pianificare solo il suo corso inteso come singola disciplina, ma come colui che in qualche modo sente la responsabilità di pianificare e realizzare il curriculum inteso che come curriculum il corso di laurea, che può essere triennale, magistrale oppure scuola di specializzazione. Dato che sono molto contenta che la professoressa Nigris ha così evidenziato l'importanza dell'esempio, io vi propongo 6 modelli. Però vi vorrei fare degli esempi, perché secondo me gli esempi facilitano la comprensione e come esempio prendo il problem-based learning. Il problem-based learning inteso come una metodologia didattica che ha le radici in John Dewey, come tutti quanti sappiamo, nel libro Come pensiamo, eccetera, ma in particolare una strategia ben codificata che, benché abbia le radici in Dewey, viene poi definita con una grande chiarezza nel 1980 da Howard Burroughs, che è in Canada, dove lui dice che il problem-based learning è una metodologia didattica che avviene con un piccolo gruppo di studenti i quali apprendono in maniera interdisciplinare già dal primo anno, dovendosi dividere appunto a gruppi, analizzando un problema, che è un problema complesso, che per
analizzarlo e risolverlo, si fa appello a più contributi interdisciplinari. Per cui io parto da un problema medico, parto da un problema sociologico, un problema pedagogico, però io discutendo quel problema mi rendo conto di non sapere cose che afferiscono a discipline differenti. Per cui se siamo nel campo pedagogico, se no, può essere un problema appunto di un bambino con disabilità, che quindi io devo attivare conoscenze però neuroscientifiche, pedagogiche, psicologiche, eccetera. Quindi, con questo modello in mente che si svolge in una struttura, quella, tipo quella che voi vedete alle mie spalle, quindi non esiste tanto il dispositivo della lezione tradizionale, quanto voi vedete che è un'aula, quindi praticamente questo dispositivo, dove il problema viene analizzato in due incontri. Nel primo incontro si fanno i primi 5 salti, quindi si spiegano i termini, si identifica il problema, si analizza il problema, si fanno una serie di ipotesi, si individua quello che non si sa, quindi si va a studiare in maniera indipendente per 2 o 3 giorni in biblioteca o sui propri dispositivi, si ritorna e si racconta quello che si è studiato e quindi si co-costruiscono le conoscenze insieme, dove il docente ha un ruolo di facilitatore e gli studenti hanno dei ruoli ben definiti che cambiano di volta in volta. Quindi questo è il mio esempio, il dispositivo è questo. Il PBL è stato creato, diciamo, in questo modo nel 1969 in Canada, McMaster, e poi da lì è stato diffuso in varie università in giro per il mondo, come voi vedete, subito dopo 72-74 ad Aalborg in Danimarca, a Maastricht in Olanda e in altre università. E poi si è diffuso oggi in tutto il mondo, non solo nelle facoltà di medicina dove è nato, ma in quelle infermieristica, psicologia, economia, sociologia, giurisprudenza e via discorrente. Quindi la mia domanda è: ma è possibile quindi fare una tassonomia delle innovazioni curricolari universitarie? Questo qua non solo per divertimento intellettuale, ma anche forse per fini di ricerca e anche forse un domani per capire quali sono le trasformazioni che hanno un maggiore impatto sulla didattica universitaria e quindi un maggior potere trasformativo. Questa è l'idea. Allora io così, poi riflettendo sulla mia esperienza e su quello che ho visto in tutti questi 30-40 anni di lavoro, mi sono venuti in mente questi 6 modelli. Uno è il modello a morbillo, che diceva prima la professoressa. Il secondo è quello del parallel track, un altro è quello del semestre innovativo, un altro quando tu crei un'università ex novo e quindi crei dei corsi ex novo, un altro invece quando trasformi un curriculum tradizionale in uno completamente innovativo, e l'ultimo modello è quello dell'università di Harvard che vi presento. Provo a essere sintetica. Allora, il morbillo è quando viene introdotto l'innovazione didattica all'interno di una disciplina, all'interno di un corso, quindi come noi abbiamo visto qua, non so, io nel mio corso di didattica generale decido che introduco quindi delle innovazioni, che ne so, al primo anno, un'altra mia collega lo fa al secondo anno, un'altra disciplina, un'altra alla terza. Però in questo modo cosa succede? Che gli studenti in qualche modo rimangono un po' disorientati perché hanno varie metodologie. Esempi di innovazione a morbillo ce ne sono molti. A me è capitato di condurre un corso tutto col PBL a scienze pedagogiche a Genova, pedagogia speciale al corso per educatori professionali. In questo momento storico a Genova, nella laurea magistrale, proprio adesso stanno conducendo un corso col PBL a chimica, a semiotica a Verona, è stato fatto per tanti anni, il 4° e 5° anno. Vedete, il corso di laurea in infermieristica a Genova è tutto per problemi, però all'interno di corsi che rimangono tradizionali. C'è il corso di infermieristica a Foligno, Università di Perugia, che dall'88 che è così, aiuto. Vabbè. E questo qua. Poi abbiamo il parallel track. Il parallel track è quando invece si vuole introdurre una trasformazione completa per un corso di laurea dal primo all'ultimo anno, però si prendono solo una piccola parte di studenti. Il 5% degli studenti fanno una cosa completamente trasversale. Ci sono dei testi che raccontano la prima esperienza di parallel track nel 1987, era già stata fatta, dove si vede che ad esempio Harvard aveva introdotto un parallel track per uno dei 4 corsi di medicina, l'hanno fatta la sperimentazione per 2 anni, tutta per problemi, dopo hanno visto che funzionava meglio e l'hanno spostato a tutti quanti. In Italia è stato introdotto a Bari, per la facoltà di medicina ad esempio nel 88 a Bari, per 20 studenti su 400 che facevano tutto in maniera innovativa dal primo al sesto anno. Lo stesso è stato fatto al Parallel Track di Roma nel 1993.
Un'altra sperimentazione invece è quando si decide, non so, solo su un semestre. Un gruppo di docenti decidono che fanno tutto in maniera innovativa. Ad esempio, a me è capitato di seguire una sperimentazione all'Università di Foggia, un semestre ci siamo messi d'accordo, eravamo in 6 docenti, abbiamo deciso di quali erano i contenuti irrinunciabili, abbiamo costruito dei problemi, li abbiamo dati agli studenti, non ci sono state delle lezioni tradizionali in quel periodo, ma ognuno di noi conduceva il suo gruppo di studenti con gli stessi problemi. Si facevano visite sul territorio, eccetera. Anche a Siena è stato fatto questo per un sacco di anni a medicina. Un altro metodo invece quando tu inizi e costruisci una scuola ex novo. Questa è la cosa più facile perché tu, università, decidi che ti innamori di un modello che non deve essere più trasmissivo, che valorizza di molto la dimensione co-costruttiva partecipativa, ti costruisci anche dal punto di vista dell'architettura un corso completamente diverso. Questo qua, adesso l'esempio di medicina oggi come in Italia, primo semestre e secondo semestre, ognuno ha le sue discipline che va a seguire come voi qua seguite le vostre, invece fai tutto per blocchi interdisciplinari, si apre un blocco, ci sono 10 problemi, si chiude il blocco, ci sono gli esami, in mezzo tra l'apertura di un problema e la chiusura, vedete, ci sono tutta una serie di attività laboratoriali, ci sono anche le lezioni, però è valorizzata molto di più. Questo permette anche di fare delle comparazioni, di vedere cosa è più efficace rispetto a degli esami di confronto con altre innovazioni, altre università dello stesso paese. Qui abbiamo dei testi che ci dimostrano questo è possibile. In Italia questo è stato introdotto col campus biomedico a Roma, aiuto tempo esaurito, e all'International School of Medicine a Milano. Un altro invece è la trasformazione completa, quando noi, questa è la cosa più difficile, io ho un corso di laurea che è fatto in maniera tradizionale e decido di cambiarlo. La più famosa è McMaster, ad esempio, secondo me, in Canada, che hanno cambiato in 2 anni tutto, un altro Sherbrooke sempre in Canada, che rischiavano di essere chiusi dalle valutazioni loro della loro ANGUR e quindi hanno trasformato tutto. E l'ultimo, e vi lascio subito la parola, è invece quello di Alborg. Alborg ha introdotto l'apprendimento basato per i problemi, però hanno utilizzato un metodo che secondo me è molto interessante. Loro hanno semestri che sono tutti organizzati così. 15 crediti sono per progetti e 15 crediti sono divisi in 3 discipline. Quindi gli studenti lavorano con un progetto grande per semestre e però vanno a seguire le discipline in maniera tradizionale per tre discipline. Quindi poi lavorano tenendo conto di quello che fanno alle lezioni, però cercano di organizzare e di risolvere un grande problema che ha questa durata di 15 crediti. Alla fine con questo qui però è possibile anche andare a fare una valutazione comparativa qua, ad esempio sulle 9 università danesi, che si vede che ci mettono meno tempo lavorando in questo modo e hanno le conoscenze più alte degli altri. Mi scuso che sono andata fuori tempo. No, sono felice che all'Università di Bari hanno scelto il parallel track e non il modello a morbido, perché con l'epidemia che c'è stata qualche settimana fa, ormai sarebbe finita, insomma. Allora, la parola alla professoressa Elisabetta Nigris. Allora, ho già anticipato che ho trovato molto interessante il lavoro per la sua sistematicità, cioè ci aiuta tutti un po' a collocarci in qualche modo, ma anche a capire vie diverse. E questa è una piccola riflessione che facevamo anche con il professor Rossi, con altri a Bari. Io non credo ci sia un modello che vada bene per tutti gli atenei. Questa è una mia convinzione profonda, anche perché parliamo di diversi stili per chi apprende e questo corrisponde anche alle comunità di pratiche che si possono costruire. Però ci aiuta davvero ad avere un quadro. Non solo, ma il program-based learning, secondo me, è un buon esempio di quello che si definisce isomorfismo, che è un po' un altro dei nostri capisaldi, cioè il fatto che perché un docente lo usi con i suoi studenti, tu lo devi usare col docente. Per cui mi interessava capire se voi l'avevate fatto, perché non è che posso prendere gli studenti e dire faccio problem based learning ma i docenti non sono formati a farlo. Quindi come avete fatto, immagino che ci sia un modo. Un altro punto che
forse perché costituisce un mio oggetto di ricerca, io non penso che basti porre un problema, ma il problema è che la questione è che problema poni, che compito dai, con che consegna. E quindi volevo sapere, da questo punto di vista, se, visto che tu hai in mente la letteratura, se c'è qualcuno che se ne è occupato. E un po' la cornice generale in cui lo metto, che è il tema della comunità delle pratiche, appunto, perché cioè qua la questione è proprio costruire una comunità delle pratiche, quindi ogni realtà deve riflettere da dove, cioè se c'è un ateneo in cui i singoli docenti non sono né pronti né hanno avuto un'esperienza, allora davvero vale la pena di partire dalla struttura. Se invece c'è un gruppo di lavoro convinto, magari come nel nostro caso il sistema Morbillo contagioso funziona, cioè dipende un po', a volte ci sono dei corsi di laurea molto sensibili, forse noi l'abbiamo avuto, noi siamo in questo caso perché primaria ha fatto questo tipo di lavoro alle spalle che noi adesso travasiamo, quindi se, ecco, non so se allora, domande. Ottimo, grazie, la parola alla professoressa Arianna Faddei. 5 minuti. Bene, anch'io mi associo ovviamente agli apprezzamenti anche alla professoressa Nigris rispetto all'articolo, che trovo estremamente attuale rispetto a quelle che sono le sfide e le emergenze pedagogiche che oggi la società ci pone, in particolare con rispetto anche a questa complessità del ruolo del docente universitario, che sempre di più è chiamato a rivestire tanti ruoli. Il focus sul docente come progettista del curriculum, quindi che sappia andare oltre i propri orticelli disciplinari, mi sembra sicuramente uno degli elementi più importanti, quindi l'interdisciplinarità e la necessità quindi di imparare a lavorare a livello collegiale, quindi questa emerge, questa caratteristica emerge un po' da tutti i modelli che sono stati proposti e che trovo estremamente interessanti. La parte che io così volevo puntualizzare, sempre in termini di interesse ma anche di spunti di riflessione, riguarda il caso, nel senso che il problema rappresenta ovviamente un'analisi di caso che in alcuni di questi modelli richiama anche l'esperienza di tirocinio. E quindi come in qualche modo riuscire a contestualizzare questa metodologia fortemente interattiva e legata a dei contesti anche parte laboratoriali ma professionalizzanti, e quindi tracciare in qualche modo, no? Se per caso l'avete già sperimentato, quindi quel filo rosso che collega, allinea quelli che sono ovviamente gli obiettivi, l'esperienza di tirocinio, la tesi come rielaborazione sul piano della ricerca di questa esperienza, che quindi non è solamente un approccio ma si contestualizza in un percorso che abbraccia in qualche modo tutta l'esperienza curricolare. E poi chiuderei con riproponendo la domanda che lei propone alla fine del suo articolo sulla valutazione, che mi sembra anche questa estremamente importante, perché poi introduciamo delle innovazioni più o meno progressivamente all'interno dei nostri atenei, ma come facciamo a valutarli e il rapporto anche a quelle che sono le funzioni degli organismi presenti all'interno degli atenei stessi, dei dipartimenti, a partire dalla commissione paritetica, da nucleo di valutazione, e quindi affinché questi, no, non siano solamente degli organismi con delle funzioni burocratiche, come possono di fatto contribuire, no, a costruire anche un sistema di indicatori capaci di valutare, di misurare il livello di miglioramento dell'impatto dell'innovazione didattica all'interno del percorso di studio. E chiudo con l'ultima riflessione dal punto di vista appunto della pedagogia speciale. Ancora una volta mi sono chiesta, nel caso appunto siano situazioni che avete già affrontato,
come studenti con disabilità o con DSA possano in qualche modo partecipare a questo tipo di processi e quindi mi chiedevo, ecco, dal punto di vista in questo caso disciplinare, possibili misure, dispositivi aggiuntivi, integrativi per poter valorizzare questo tipo di approccio. Prima il pubblico. Prego. Spero di non risultare fastidiosa nel fare a volte domande, ma è stato molto interessante questo intervento, ma io faccio proprio una domanda molto concreta: la sostenibilità di un'innovazione di questo tipo. Cioè, mi sono piaciute tutti i modelli, ovviamente sono d'accordo anche con la professoressa Nigri sul fatto che ovviamente ogni modello può essere più o meno funzionale a seconda del contesto in cui iniziamo questa sperimentazione, però è chiaro che per esempio ipotizzare un intero corso di studi basato sul problem-based learning richiede anche un numero di risorse umane consistente. Penso alla situazione un po' degli atenei italiani in generale, non credo che navighiamo tutti in grandi numeri di comunque sostegno, di appoggio. Con noi docenti si dovrebbe pensare di essere una facilitatrice di piccoli gruppi di studenti, quando ha una platea di 250 studenti mi piacerebbe, ma anche con le tecnologie faccio molta fatica, cioè ci vuole comunque un grosso investimento. Volevo capire se la sua ricerca aveva anche preso un po' in considerazione anche numericamente, no? Quindi quanti docenti, quanti eventuali tutor o peer tutor, se erano insomma previste delle figure anche intermedie rispetto per esempio a quelle dei docenti. Mamma mia, quante domande! No, forse c'è una cosa. Scusi, va. No, è stato rapidissimo. Volevo soltanto capire se questi tipi di innovazione che proponi sono per ogni tipo di innovazione o se sono specifici per il problem-based learning, in quanto soprattutto il sesto mi pare chiaramente, il modello Harvard mi pare chiaramente, diciamo, calzante, diciamo, con quel tipo di innovazione. Lo dico perché mi sono occupato, mi occupo sempre di learning e tecnologie e quello che noto anche rispetto al tipo di ricerche che della prima ora sull'innovazione delle tecnologie, quindi negli anni 2000, quello che si notava come problema, alcune di queste sono chiaramente top-down come organizzazione, altre come soprattutto Corbill invece sono bottom-up, e quindi tutto il nodo era trovare una congiunzione, valorizzare, e poi vado nella direzione di quello che anche ha detto Elisabetta Nigris nel suo intervento, cioè come rendere contagiante il morbillo, per esempio, potrebbe essere uno dei punti, cioè come cercare di ragionare su dei modelli ibridi che diano una cornice dall'alto nella quale però possano essere in qualche modo valorizzate le iniziative dal basso. Almeno questo è quello che capitava con l'e-learning ed è quello tipo di logica che ho. Però non so se per il based learning invece mi sia necessario invece piuttosto una più, come dire, un utile intervento, ecco. Man mano che passare degli anni alcune cose sono quella naturalmente. Buongiorno, io sono brasiliana e la mia università si utilizza PBL, sì, sono della scienza della salute e è un mix del modello tradizionale e modello a modulo a semestri. Infatti è un per me è un modello perfetto perché è possibile lavorare con gli studenti, ma si bisogna di un preparo per docente, perché invece gli studenti c'è un preparo diverso di noi che sono di un modello tradizionale di formazione, ma è bellissimo perché c'era tantissimo laboratorio per fare e c'era tutto un cambio di dipartimenti. Oggi siamo 22 docenti, odontologista, medici, logopedista, io neuroscientista, che fai una differenza nella formazione. Sì. Bene, grazie. Non ci sono altre domande, vero?
Ok, no, in effetti quello che vi ho proposto era appunto questo, cioè a prescindere dal PBL. È vero che mi è piaciuto molto quando la professoressa Nichiris ha detto morbillo contagioso, perché in effetti io morbillo quando l'avevo scritto lo immaginavo come il modello forse più basso di livello gerarchico. No, invece quando ha detto contagioso ho detto ma no, ha questa viralità che può essere invece importante, perché in qualche modo, come dici tu, parte dal basso e contagia gli altri. E in effetti è vero che è un modello da studiare probabilmente, perché a Genova abbiamo introdotto, ad esempio, faccio un esempio, la questione di fare diciamo, i seminari una volta al mese, workshop una volta al mese sulle didattiche, sulle strategie didattiche innovative, e poi abbiamo le comunità di pratica. E in effetti i docenti che vanno ai workshop, imparano la metodologia, poi decidono di utilizzarla, vengono alla comunità di pratica e raccontano come sta andando. A quel punto i docenti che sono nella comunità di pratica la vogliono adottare. Quindi faccio un esempio, è venuta una docente a presentarci il PBL, quella di chimica, l'ho detto da ora, laurea magistrale di chimica, adesso quella di biologia ha deciso di fare un PBL assieme a lei sugli stessi studenti, dove fanno gli interferenti endocrini per gli studenti di biologia e di chimica insieme, ed è una cosa che nessuno ci aveva pensato, ma è geniale, perché no? E lo stesso il professore di astrofisica mi ha detto, devo partire col nuovo insegnamento nella laurea magistrale in astrofisica, voglio introdurre il PBL, ma lui non era venuto a fare il workshop, però è stato contagiato dalla comunità di pratica, per cui in realtà questo fenomeno è importante. Per quanto invece riguarda la formazione dei docenti, è fondamentale. Se uno vuole introdurre l'apprendimento basato sui problemi, che sia il modello quello il numero 3 a semestre, o che sia quello di parallel track, o che sia, cioè devi formare i docenti. Io nell'88 facevo il dottorato di ricerca a Bari e ho seguito il parallel track di Bari. Abbiamo formato per 2 anni i docenti, e ci sono stati 2 anni di formazione con docenti che venivano da McMaster, da Sherwood, da Maastricht, per creare, prima dare una diffusione, poi creare questi docenti e di questi docenti individuare quelli che erano motivati a lavorare su questo. Lo stesso io quando sono arrivata a Foggia, che mi piaceva fare il modello del semestre, il 3, di nuovo ci ho messo 2 anni a convincere la mia preside, che è il direttore del dipartimento, a far sì che 6 docenti di quell'anno potessero lavorare su questa cosa, e abbiamo fatto dei workshop di formazione, perché se io penso che ci voglia comunque una condivisione di vision, una forte leadership, sicuro, ma deve avere la massa critica l'hai soprattutto grazie alla formazione pedagogica, didattica su queste cose. Per quanto riguarda la formazione, sicuramente si passa dalla formazione dei docenti. Poi, su quanto riguarda invece la questione del problema, PBL, eccetera, come si costruiscono i problemi, su questo c'è una grandissima letteratura, se vuoi te la passo, secondo me cioè, lì c'è veramente molto su come si scrivono dei buoni problemi per il PBL, perché devono essere mal strutturati, structure. C'è la nota appunto, volevo sapere se è la stessa che io, se c'è le... C'è una letteratura su questo, non ci sono tantissime cose scritte, però ci sono. E ultimamente ho trovato un contributo tra l'altro di una professoressa di scienze politiche, tra l'altro di Maastricht, che è Amy Moore, che ha scritto delle cose molto interessanti. Poi ci sono vari tipi di problema, quello per sviluppare le conoscenze dichiarative, quelle procedurali, quelle morali, eccetera, eccetera. Su questo c'è tutta una letteratura. Poi, per quanto riguarda il fatto che ogni realtà deve riflettere e fare la sua scelta, sicuramente è così, ogni università, io mi chiedevo se questi modelli potevano essere un modo per aiutarci a classificare, forse fare una tassonomia delle metodologie. Cioè, quando un docente ti dice io ho introdotto il team-based learning, ma dove l'hai introdotto? Solo nel tuo corso? Ok, siamo qui. Oppure l'abbiamo introdotto su tutto il corso di laurea, allora forse siamo là. Cioè, per aiutarci a inquadrare, a classificare le strategie. Poi tu mi dicevi, questo di Aalborg, ad esempio il PBL, questa classificazione va bene solo per il PBL oppure no? Io non penso, però la discussione è aperta, nel senso che voglio dire, il PBL a Aalborg, loro lo utilizzano su tutti i corsi di laurea, e hanno cominciato con ingegneria e lo fanno anche nelle scienze umanistiche. Io sono andata 2 volte perché ero curiosissima di vedere come facevano, e in realtà ho notato che qui veramente lo fanno, vedi,
hanno 1400 stanze costruite in Quisnovo, ma lo fanno da sociologia, ingegneria, biologia, medicina, anche pedagogia. Infatti io sono andata a chiedere a quelli di pedagogia ma che problemi gli date ai ragazzi, e loro mi dicono: noi gli diamo il problema, che ne so, cioè il problema dei drop out di 15 anni, i ragazzi ad Harvard a 15 anni non vanno più a scuola. Cosa si può fare per affrontare e risolvere questo problema? Gli studenti seguono il corso di sociologia, di pedagogia e di pedagogia, e mentre seguono il corso vengono divisi in gruppi da 6, hanno le loro stanze dove lavorano, e queste stanze sono supervisionate da 3 docenti che vanno e costruiscono questo problema. Alla fine dei 3 mesi, quando presentano il problema, è come presentare una tesi di laurea. Per cui è un problema dove ci sono 2 docenti che li ascoltano, più un esterno, e loro devono presentare il progetto, gli fanno delle domande, cioè, ma lo stesso vale per ingegneria, per architettura, per tutto quanto. Quindi, secondo me, questo modello di Argo probabilmente... Un modello di project work. Sì, project work, bravo. Infatti lo chiamano problem-based, project-organized. Esatto, sì. Poi lei mi ha chiesto per quanto riguarda la questione di come fare a valutare i nostri atenei eventualmente. Sì, in effetti io dicevo, lo vedevo questo come proprio un aiuto agli atenei, cioè nel senso che se gli atenei volessero dare degli indicatori, perché noi ad esempio adesso che siamo partiti a Genova con tutte queste iniziative sulla didattica universitaria, rinnovamento, facciamo tante cose, ma adesso se volessimo premiare qualcuno, come li fai a premiare? Io mi chiedo, forse con una cosa del genere varrebbe la pena premiare non tanto uno che fa morbillo, o sì, chi lo sa, e premiare uno che invece ti dice voglio cambiare un corso di laurea. Perché se l'impatto maggiore, però dovremmo fare ricerca per dire quello che ha più impatto. Esatto. Però a questo punto tu di conseguenza, però su questo dobbiamo fare ricerca, io non fare ricerca. Per quanto riguarda l'inclusione, l'apprendimento basato sui problemi, c'è una letteratura su questo che dice che favorisce l'inclusione, perché i ragazzi che hanno problemi di attenzione e concentrazione qui sono molto più mobili, per cui è molto più vario, non devi stare lì. Per cui favorisce l'inclusione di quelli che non hanno disabilità gravi. Gli studi che conosco però non sono sugli studenti universitari, ma sugli studenti delle secondarie. Quindi bisognerebbe, potrei andare a cercare, non so se c'è una ricerca su questo. Grazie. Grazie alla professoressa Antonella Rotti, alla professoressa Elisabetta Lidis, alla dottoressa Arianna Tatti. Grazie. Possono accomodarsi la professoressa Mercedes Loretta Paghero e la dottoressa Viviana Picci. Laura Corazza. Bene. Cavalieri, chi doveva sostituire Cavalieri? Indiana, è soltanto che cercavo di essere un po' meglio. Bene, la professoressa Mercedes Lorent Vaquero dell'Università di Siviglia presenta una relazione dal titolo, spero di pronunciarlo bene, Motivazione, i valori del professorato e la formazione e l'uso della tecnologia delle informazioni e la comunicazione. 10 minuti. Buongiorno a tutti, l'area di ricerca riguarda la motivazione e l'uso della tecnologia nelle scuole di secondaria e di primaria, ma anche questa ricerca possiamo farla all'università e sarebbe molto interessante. Gli obiettivi sono conoscere le motivazioni che portano gli insegnanti a formarsi e usare i TIC, identificare gli aspetti associati alla motivazione, descrivere i valori che portano gli insegnanti a formarsi di usare la TIC e identificare anche gli aspetti associati a questi valori.
Il metodo è basato in una metodologia quantitativa con un metodo descrittivo e su design, e il campione è del 136 docenti dei 18 centri educativi che usano le tecnologie e hanno buona pratica con tecnologia. 11 di primaria e 7 di secondaria. Per quanto riguarda i risultati della motivazione, osserviamo, si osserva che la motivazione personale di una maggiore motivazione intrinseca che extrinseca ed elementi legati alla professionalità, come insegnante o una sfida personale di superamento. Mentre la motivazione intrinseca è maggiore quando riguarda il bene degli studenti. I risultati dei valori sono più alti quelli relativi alla diffusione e al lavoro di squadra, cioè la collaborazione e la condivisione, e anche la creatività è un altro valore alto. In contrasto con ciò, l'empatia, la fiducia e il benessere soggettivo sono i valori che sono in minoranza. Abbiamo fatto dei contrasti su diversi aspetti come il livello educativo, il sesso, l'età, la materia del docente, gli anni di esperienza docente, gli anni di esperienza docente con tecnologia, si ha fatto la coordinazione del suo centro, si ha partecipato nell'ultimo programma di tecnologia a livello nazionale e si partecipa adesso in qualche gruppo di lavoro o innovazione con tecnologia, e si preoccupa per riciclarsi nell'uso della tecnologia e si continua con la filosofia dell'ultimo piano nazionale. E per la motivazione si osserva che sono rilevanti le politiche, i piani, i programmi per l'integrazione TIC nelle scuole e anche la consapevolezza dell'importanza della formazione e della motivazione degli insegnanti. E per i valori sono rilevanti i piani e i programmi per l'integrazione del TIC e anche il coinvolgimento degli insegnanti è fondamentale. Concludendo, le motivazioni e i valori della formazione e dell'uso del TIC sono alti tra gli insegnanti. Per le motivazioni è più frequente legata alla professionalità e all'autopromozione, mentre i valori quelli di fiducia, creatività e condivisione, sia il coinvolgimento degli insegnanti che le politiche, nello specifico i piani e i programmi per l'integrazione del TIC nelle scuole, sono elementi chiavi nella motivazione e nei valori della formazione del suo TIC. Pertanto, la consapevolezza dell'importanza dell'integrazione del TIC in classe è fondamentale per il coinvolgimento degli insegnanti e per l'aumento delle loro motivazioni e valori nei confronti della loro formazione e nel loro utilizzo. In aggiunta, vorrei presentare brevemente due elementi di innovazione didattica che ho sperimentato da docente nella mia università. Prima, non so se conosci Scratch, non so se lo conoscete, è un software creato per l'Istituto Tecnologico di Massachusetts, MIT, e per iniziare ai bambini nella programmazione, nella lingua della programmazione. E io l'ho usato con gli studenti di tecnologia educativa per la creazione di videogiochi educativi e per lavorare sul pensiero computazionale. All'inizio avevano molto paura perché è una lingua completamente diversa, ma alla fine i risultati, loro sono soddisfatti con i risultati. E qui possiamo vedere alcuni esempi, perché Scratch è come una tela bianca in cui possiamo scrivere qualcosa, quindi è molto creativa e abbiamo diversi lavori di studiante molto interessanti. Abbiamo labirinto con diverse attività in ogni punto, un cerca la coppia o una delle domande con una bomba in cui devono togliare i cavi, e anche di riciclare, di matematica, possiamo fare di tutto.
E l'altro elemento di innovazione sono quello che avevo parlato anche questa mattina, le valutazioni istantanea. Io ho usato Socrative e Kahoot. Con Socrative è interessante che possiamo fare di gruppi e possiamo fare una competizione, non so se si dice così, ma gli studenti possono vedere il percorso che fanno. Quindi quando l'ho usato sempre erano molto agitati e molto engaged. Con Kahoot è molto simile, sono molto simili le due, ma Kahoot ha anche una valutazione propria. Quindi quando finisce l'attività gli studenti possono dire sì, è stata divertente, se hanno imparato qualcosa, sì, la raccomandi e come si hanno sentito. E basta. Grazie per l'attenzione. Grazie. La parola alla dottoressa Viviana Vinci, 5 minuti. Grazie mille. Grazie innanzitutto per la presentazione, scusate per la voce, purtroppo è questa oggi, ma cercherò di fare possibile. Allora, mi sono soffermata su alcuni punti di questo elemento, alcuni elementi di focalizzazione che ci permettono di rispondere a quelle che erano le richieste che ci erano state date. Quale problema di origine della ricerca e quali sono gli aspetti innovativi della proposta universitaria? In più aggiungo, cercherò anche di collegare, creare dei ponti fra la ricerca che, come avete sentito, presenta un contesto scolastico e quello universitario, perché la sfida, diciamo, più ardua per noi di Scassant è stata probabilmente trovarci con un contesto totalmente differente, ma è stata anche una sollecitazione. Sicuramente il problema all'origine della proposta riguarda la formazione degli insegnanti e soprattutto i fattori che possono influire in maniera positiva, facilitatori o ostativa nell'utilizzo delle tecnologie e della formazione tecnologica. Il contributo valorizza in particolare il ruolo della motivazione, delle credenze e dei valori. Ovviamente il tema è molto importante se pensiamo che i dati OCSE recenti collocano l'Italia fra i primi paesi che hanno appunto un bisogno di formazione più alto. Rispetto alla media europea la percentuale è quasi il doppio. Perché il tema è molto rilevante? Perché ovviamente tratta di credenze e valori che sono al centro di tutta una letteratura sui teacher belief, che sono appunto studi di matrice anglosassone in particolare, che hanno valorizzato le conoscenze implicite, tacite, che si esprimono nei gesti professionali, nelle routine, nelle conoscenze inespresse e che però hanno un potere di influenzamento decisivo nella pratica didattica, nella presa di decisione. Quindi va in qualche modo a illuminare alcuni valori e in particolare valorizza alcuni come il lavoro di squadra, la collaborazione, la condivisione e la creatività, su cui mi permetto di soffermarmi perché credo che sia stato un input fondamentale del contributo, cioè valorizzare la creatività che può essere considerata non solo correlata alla formazione tecnologica, ma addirittura fondativa. Una sollecitazione importante mi è venuta proprio pensando ai programmi europei che attualmente, come Creative Europe Program 2014-20, che valorizzano le industrie creative, che valorizzano i sistemi inclusivi creativi, che sono ovviamente molto similari rispetto alla questione della tecnologia, sono quasi sempre connessi. Per quanto riguarda, ecco, un secondo punto importante, il ruolo svolto dalle policy dell'integrazione delle tecnologie. Il contributo infatti valorizza proprio il ruolo dei programmi, delle politiche che in qualche modo influiscono nell'integrazione e anche nella formazione. Anche questo è un tema fondamentale, basti pensare al programma DigComp, che valorizza alcuni elementi, è un modello che guarda al cittadino, quindi non è trasversale sia in ambito scolastico ma anche in ambito universitario, e che mette in luce come la formazione tutta si sia concentrata quasi esclusivamente su elementi di alfabetizzazione tecnologica, senza andare oltre, cioè senza andare a
valorizzare quelli che poi sono gli elementi di informazione, comunicazione, creazione di contenuti tecnologici. E qui potrei citare un altro modello importantissimo, quello di Michel Kohler, che comunque ci fa capire come lo studio di questo livello è molto complesso, perché tiene conto della conoscenza pedagogica, tecnologica del contenuto. La creazione di contenuti, dicevo, la sicurezza, problemi anche etici e problem solving. Per quanto riguarda un altro punto fondamentale, il ruolo del coinvolgimento degli insegnanti nelle funzioni di coordinamento. Questo ruolo è centrale e aggancia tantissimo in maniera trasversale sia la scuola che l'università, perché richiama il concetto di agentività dell'insegnante, che ovviamente può svilupparsi nella scuola con ruoli di coordinamento come il middle management e nell'università a vari livelli, basti pensare alla terza missione, ma anche in ambito didattico per la formazione, pensiamo a livello dei pari, del peer-to-peer, sia learning sia evaluation. E infine alcune sollecitazioni che appunto per la ricerca. Innanzitutto la prima l'ho anticipata: approfondire il concetto di creatività come elemento fondativo della competenza tecnologica. Poi un'estensione dell'indagine. Infatti volevo chiedere se avete previsto di mappare le competenze digitali degli insegnanti e di comprendere che tipo di elementi vengono messi in atto nel loro utilizzo, soprattutto a livello di mediazione didattica, perché questo è il vero elemento di rimente. Ovviamente rispetto al passaggio in ambito universitario ci sono molti elementi che differiscono, cioè il contesto è fortemente differenziato, però certe sollecitazioni comunque ci mettono nella condizione di dover in qualche modo interrogarci su come poi formiamo anche in università i docenti. Grazie. Grazie, la parola alla dottoressa Corazza. 5 minuti, grazie. Sarò anche più breve. Anch'io mi sono soffermata molto sulle risposte degli insegnanti e ho notato anch'io, come la collega, questa predominanza della risposta relativa agli aspetti della creatività e della collaborazione. Quindi gli insegnanti in sostanza hanno detto che una motivazione che loro trovano nell'accettare di essere formati rispetto all'uso delle TIC nelle scuole, nella didattica, nell'insegnamento, è perché trovano che questo incentivi le forme di creatività e di collaborazione. E quindi questo mi ha molto colpito. E perciò ho una domanda da farti. La ricerca ha indagato esclusivamente l'uso delle TIC, non si è allargata a un'innovazione didattica più ampia, quindi un'introduzione delle TIC in strategie, determinate strategie didattiche, è stata focalizzata. Perché comunque noi sappiamo che questi risultati rispetto alla creatività e alla collaborazione, alla cooperazione, sono relativi anche all'utilizzo di determinate strategie didattiche, quindi in questo caso c'è una confluenza, diciamo, di risultati e potremmo dire, potremmo verificare se effettivamente si possono estendere dall'uso semplice di una strumentazione all'utilizzo invece di strategie, delle proprie strategie didattiche. E questo mi ha colpito in particolare perché ho notato che tra le motivazioni intrinseche che hanno dato gli insegnanti c'è la riflessione sulla responsabilità, cioè se ho capito bene le motivazioni attengono a una sfera personale di responsabilità individuale come individuo e come insegnante, e quindi
come se gli insegnanti sentissero fortemente in questo momento la necessità di innovare la loro didattica per rinnovare il concetto, l'idea di professione insegnante in questo momento storico. Quindi sembra che ci sia un'esigenza di un'idea diversa di professionalità dell'insegnante. Ti chiedo solo se ti ritrovi in questa riflessione. Bene, grazie alla dottoressa Corazza. Ci sono interventi da parte del pubblico? No? Allora, la parola alla professoressa. Ma una domanda banalissima. Visto che lei usa Kahoot. Sì. E volevo chiedere, dato che appunto anche da noi in Genova si sono appassionati di ricerca a usare Kahoot e Socrati, ma soprattutto Kahoot, però c'è il problema della musica che è sempre la stessa, una domanda banale. Volevo sapere se è possibile modificare. Provo a rispondere, non so se hai capito tutto bene, ma per la musica dei Kahoot io non ho saputo come puoi cambiarla, ma è vero che è molto intensa tutto il tempo. Per il problema della motivazione, sì, abbiamo parlato anche ieri delle, per innovare un aspetto molto molto importante è la motivazione, per quello perché noi abbiamo visto necessario di fare questa ricerca sulla motivazione e anche sul professorato, perché pensiamo che il gruppo più importante è quando facciamo una innovazione in un centro educativo. Ma la ricerca non l'abbiamo fatto solo su queste due scale, due concetti, solo sul professorato. Abbiamo fatto una ricerca più grande in cui abbiamo valutato la motivazione e i valori, ma anche l'uso, che usano di più, che usano meno, che più che hanno più competenze in cui in qual tool, capisco. Sì, certo. Sì. E anche sugli effetti che hanno la tecnologia sulla pratica docente, ad esempio si hanno cambiato la forma di organizzare l'aula, o si hanno cambiato i concetti che hanno del processo di insegnamento. E anche sono molto importanti le politiche, l'abbiamo visto perché quando i docenti dicevano che adesso, perché il piano nazionale che avevamo sulla integrazione della tecnologia è finito per la crisi economica e quindi erano abituati a lavorare con questi ricorsi e questa forma di lavorare, e adesso non sapevano che fare, no? perché le politiche e i piani erano senza funding, quindi non so se io rispondendo. E anche la motivazione come professionalità l'abbiamo visto lo stesso, no? Che implementava. Sì, che è molto la motivazione come un compromesso con la professione docente. Questo è stato risposto. Grazie. Ringrazio ancora la professoressa Vacchero, le dottoresse Vinci e Corazza. Grazie. Certo. Quindi è già qui la dottoressa Viviani, ci possono accomodarsi la professoressa Antonella Loppi e il professor Franco Passaratta. No, rischio. La dottoressa
professoressa Viviana Vinci presenta una relazione dal titolo Dall'analisi dei bisogni formativi dei docenti universitari all'organizzazione del Teaching Learning Laboratory, la ricerca PRODIT presso l'Università di Bari, dove PRODIT è l'acronimo di preparazione alla professionalità docente e innovazione didattica. 10 minuti. Grazie mille. Innanzitutto riporto i saluti della professoressa Loredana Bella, che è una lei qui mi ha pregato di cantare caramente. E vado per velocemente, perché è una ricerca molto corposa, a presentare appunto questa rete di università. Si tratta appunto di, come vedete, Sergio Università più il coordinamento dell'Università di Padova, il coordinamento della ricerca originale è stato appunto quello di Ettore Felisatti e il coordinamento di Anna Sarbati e per Univa ovviamente il coordinamento è quello della professoressa Bella. Qual è l'esito finale che si è posto il progetto PRODIT? Quello di realizzare dei percorsi di formazione all'interno di centri per l'eccellenza universitaria, quindi in ambito universitario, dei Teaching Learning Center, che sono appunto noti moltissimo in ambito internazionale, molto meno in Italia. Sono strutture permanenti. E la prima fase di questa ricerca, di cui vi presento i risultati, ha previsto appunto una somministrazione di un questionario con 30 domande sulle pratiche, credenze e bisogni del docente, in riferimento alla letteratura del framework of teaching, che ha cercato in qualche modo di dare una sorta di mappatura delle competenze del docente, che come vedete nelle slide successive viene analizzato da più punti di vista, quindi il docente appunto come persona, come esperto di contenuto, eccetera. E ovviamente a questa prima fase di analisi segue una seconda fase di progettazione dei percorsi e noi a Bari siamo in una fase intermedia, nel senso che li abbiamo già avviati, però non tutte le azioni sono state portate a termine. Tasso di rispondenza e profilo dei rispondenti qual è? Allora, innanzitutto l'indagine si è rivolta a tutti i docenti strutturati, quindi ha escluso docenti a contratto e quant'altro, che ovviamente rappresentano anche un target importante, ma è stata una scelta di rete. In attività, nell'anno accademico 2014-15, hanno svolto un minimo 20 ore di insegnamento in un'attività didattica di qualsiasi tipo. La percentuale di risposte è stata del 61,9%. E ci sono state anche delle risposte a domande, con domande aperte che sono state analizzate secondo metodi appunto di analisi del contenuto con la testi. La prima parte del questionario riguarda le pratiche didattiche e sinteticamente in tabella vedete le percentuali delle pratiche più frequenti, cui emerge con evidenza come i docenti hanno dichiarato fra le pratiche maggiori quelle finalizzate al coinvolgimento degli studenti, quindi discussioni di casi, esercitazioni, PBL. E sono le pratiche invece poco segnalate, sicuramente quelle riguardanti proprio l'utilizzo delle piattaforme online, dell'e-learning, delle tecnologie e anche in parte, vedete, dalle risposte, quelle che riguardano la valutazione. La seconda parte del questionario, che andava a indagare un po' più specificatamente le aree di competenza del framework of teaching, cioè docente come persona, docente come facilitatore dei processi di apprendimento, docente come esperto di contenuto e come ricercatore continuo apprendimento, ha utilizzato delle domande su scale di atteggiamento di tipo Likert, quindi con uno massimo discordo, 7 massimo accordo su diversi ambiti tematici. L'analisi didattica però non vi posso mostrare per questioni di tempo, ha previsto una serie di indici statistici, box plot e poi analisi incrociate, quindi analisi sia per dipartimento e sia aggregati. Vi mostro invece i valori medi, diciamo i valori aggregati per ambiti. Allora, come vedete, nel docente come persona, tra passione per la didattica e passione per la ricerca, il punteggio medio superiore è quello della passione per la ricerca, con varie differenziazioni.
Così come per quanto riguarda facilitatore dei processi di apprendimento c'è uno scarto anche più ampio, perché le metodologie didattiche hanno un valore medio di 5,43 e le valutative di 4,32, dove ci sono delle sensibili differenze. Guardate ad esempio l'ultimo item: è importante includere nella valutazione degli apprendimenti forme di valutazione reciproca tra studenti, 3,88, che è sotto il punteggio, diciamo, medio, che indica appunto una soglia. Il docente come esperto di contenuto, la trasmissione è piuttosto mediamente alto, mentre quello che si registra anche un abbassamento del punteggio è quello come ricercatore in continuo apprendimento, cioè rispetto a soprattutto l'ambito riflessione e miglioramento vediamo come ci sono molti item che hanno un punteggio sotto il 4, come ad esempio sarebbe utile avere a disposizione consulenti esperti di didattica a cui potersi riferire. C'è stata una grandissima variabilità della risposta e ovviamente noi abbiamo cercato di capire se a livello dibattimentale, perché ci sono delle differenze specifiche. Qui vedete già, ecco, se, appunto il valore 4 è il valore medio, ma ci sono alcuni dipartimenti che rispetto alle metodologie didattiche e valutative sono al di sotto della soglia. Ancora di più rispetto all'ultimo che vi ho detto, cioè di questione di miglioramento, dove alcuni dipartimenti sono di gran lunga distanti rispetto ad altri. Quindi c'è una grande differenziazione, ci siamo trovati in una situazione a macchia di leopardo che mette molto in crisi la questione del morbillo. Io in questo momento il tema di come infettare, scusatemi, è abbastanza vicino, ma non ho morbillo, stai tranquillo. E le risultanze della seconda sezione. Quali sono appunto i punti che sono emersi dalle analisi più specifiche? La necessità di investire su tecnologie e formazioni online, sulla valutazione, su cui c'è grande discordanza, e sull'internazionalizzazione delle lingue straniere. C'è stata una fase, un minuto, di analisi del contenuto, in cui abbiamo analizzato le risposte aperte relative alle eccellenze, criticità, supporto e commenti. Qui vedete, non posso commentare le risultanze, ma ne abbiamo avute tantissime. E in più abbiamo fatto un'analisi dei dati di quarto livello, cioè abbiamo appunto fatto delle correlazioni incrociando prima le variabili di contesto, il genere, l'età, il ruolo accademico, il dipartimento di afferenza. È interessante perché rispetto ad esempio anche alla possibilità di voler essere ricontattati, che era una delle domande del questionario, ci sono alcuni elementi che riguardano non in maniera decisiva il ruolo accademico, cioè l'attenzione ad esempio per l'attività didattica decresce nel passaggio dal ricercatore all'associato e ancora di più dall'associato all'ordinario. Quindi questo ci mette in crisi perché ovviamente ci sollecita a comprendere come i percorsi da progettare possano in parte riguardare i neoassunti, ma devono anche, diciamo, coinvolgere ordinario, associato e quant'altro. Dalla classificazione che abbiamo fatto di dei rispondenti che sono stati classificati secondo una serie di variabili, siamo passati poi alla strutturazione delle attività formative, ultima slide, un minuto supplementare per il problema di salute. Praticamente i gruppi target hanno compreso, ovviamente più assunti, perché è anche più semplice da strutturare, i coordinatori dei corsi di studio che erano in qualche modo coinvolti nelle visite ambo, perché questo progetto ha dato una spinta per riflettere su delle tematiche che avevano a che fare con la qualità dei corsi di studio. Abbiamo previsto dei percorsi formativi per 167 persone invitate, specificatamente centrati sui sillabi disciplinari, come strutturato appunto il programma di insegnamento e l'allineamento fra le attività didattiche e le valutative, la mediazione didattica, la comunicazione efficace, public speaking, progettazione e valutazione, conoscenze interdisciplinari. Tutto questo progetto è stato inserito nella programmazione triennale di Ateneo e quindi va ad impattare anche sui risultati strategici dell'Ateneo e si guarda, diciamo, si sfida anche il modello che ora
vi mostro, che vi ho mostrato in questa slide, un modello che è stato messo in atto in Svezia, e dove c'è stata un'ampia ricerca sulla valutazione delle competenze pedagogiche dei docenti universitari. Ed è un modello ricorsivo in cui le pratiche pedagogiche sono ricorsivamente collegate con osservazione, teorizzazione e progettazione. Avrei altro da dire, ma vedo che il professor Stamaglia non ce la fa più. Grazie. Devo stare nei tempi. Lo so. Bene, la parola alla professoressa Antonella Lotti. Allora, io sono stata molto contenta di leggere il lavoro di Loredana Ferra e Viviana Vinci, perché in realtà abbiamo fatto questo lavoro in parallelo in questi ultimi 2 o 3 anni, perché anche l'Università di Genova ha partecipato a questo progetto Provide, che coinvolge, come vi ha fatto vedere, 8 università, ed è stato un cammino parallelo che in effetti come rete ci ha dato la forza di poter in qualche modo introdurre questo tipo di questionario all'interno delle nostre università, e dall'analisi dei risultati appunto ha fatto partire tutta una serie di iniziative che, come ho appurato, in effetti vanno abbastanza in parallelo, anche se si sono diversificate secondo dei contesti. E anche noi abbiamo, quindi, quando io leggevo, in qualche modo mi confrontavo con quello che facevi, avevi fatto tu, ed era interessante perché le nostre università comunque anche hanno più o meno la stessa dimensione. E leggendo mi sono venute tante domande, te le dico, e altre invece sono più commenti, riflessioni. Allora, uno era: perché voi, perché tu sei partita dicendo che in giro per il mondo esistono i Teaching Learning Center, poi alla fine l'avete chiamato Teaching Learning Laboratory. Poi ho trovato da una parte molto interessante anche questo dato che tu ci hai portato, che da voi l'89,3% di docenti dice che ha utilizzato modalità didattiche attive. E dato che questo qua anche da noi lo dicono, però poi in realtà io non so se quello che dicono corrisponde alla realtà, mi chiedo se non sia il caso di trovare qualche modo di approfondire. Rispondo immediatamente. Sì. Poi l'altra cosa, è sintomatico che, quello che mi ha colpito, che in effetti è vero, che i docenti comunque dicono che la grande passione ce l'hanno per la ricerca. Quindi al primo posto quello sta, e anche noi abbiamo fatto 1200, quindi veramente, cioè, non so, dobbiamo trovare un modo per valorizzare la passione per la didattica. Ecco, le criticità sono uguali, nel senso che voi avete detto caratteristiche organizzative e contestuali, tra cui la penuria di fondi e risorse. E in effetti anche da noi chiedevano, come vedo da voi, risorse umane come tutto di supporto allo studio, supporto per il laboratorio, assistenza tecnica, come a dire, noi docenti vorremmo utilizzare una didattica più partecipativa, fare più attività in laboratorio, ma da soli non ce la facciamo. Possiamo in qualche modo chiedere, avere a disposizione delle risorse umane che possono essere dei, non lo so, dei tutor, così. E questa poi è una richiesta che comunque viene fuori da tutte e 2 università, su cui probabilmente bisognerebbe riflettere. Teaching Learning Center dovrebbe avere a disposizione anche un pool di persone giovani da poter aiutare. Poi mi è incuriosito perché, come te, anch'io abbiamo fatto un'analisi sia quantitativa che qualitativa di tutte le 700 domande aperte, eccetera, con una class T, però noi non siamo arrivati a fare quello che avete fatto voi, la clusterizzazione. Cioè, in realtà, questi gruppi di docenti che escono, che sono poi qualificati come esperti, qualificati ricettivi, e questo ricettivi che voi avete individuato nel 39%, 303 persone, sono tante. Io ad esempio nel nostro lavoro ci siamo fermati all'analisi delle risposte aperte. Questo passo ulteriore che voi avete fatto, che mi sembra estremamente interessante, mi chiedo come avete fatto farlo. Poi nel testo, tu non l'hai detto ma io l'ho letto, avete detto che praticamente cercherete di cominciare facendo dei moduli di formazione sulla didattica universitaria già ai dottorandi. Anche questo mi sembra davvero un'idea molto importante, e vi chiedo se l'ha fatto, se la farete, come pensate di organizzare. Poi
Vedo che ha creato questo dicendo il lavoro per il capo dipartimento di scienze della formazione nel 2017 e hai detto che ad oggi avete fatto partire questi percorsi formativi pilota che ci hai fatto vedere rivolti a 167 persone. Mi chiedo, ma quali di questi in realtà sono partiti? Tu hai detto che avete invitato 167 persone, in realtà quanti vengono? Ma chi li tiene questi corsi? Perché noi abbiamo fatto una scelta di far venire il primo anno tutta gente dall'estero. Poi il secondo anno abbiamo capito che l'inglese, questo e quello, non funzionava tanto, abbiamo iniziato a far venire gente extra università dicendo nessuno è profeta in patria, quindi facciamo. Però adesso invece la terza battuta sarà invece di fare una coppia, un esterno e un interno appaiato, e volevo sapere voi cosa state facendo. Poi ho letto gli obiettivi che voi avete messo, gli obiettivi che voi avete scritto, che volete raggiungere, mi sembrano obiettivi molto alti, perché cioè, sono, adesso io non mi ricordo se qua l'ho fatto vedere, comunque nel titolo qua nel vostro articolo, voi avete messo che gli obiettivi, no, di questo progetto che voi proponete ai docenti sono quelli di coinvolgere i docenti in un lavoro co-epistemologico di ricerca e riflessione sulla propria pratica, riflessione sull'efficacia dei mediatori, effettuare un'analisi delle schede SUA, condividere le risultanze dell'analisi documentale, impostare nuovi formati di interpretazione teorico del rapporto tra didattica generale e saperi disciplinari, valorizzare il ruolo dello studente in apprendimento, esplorare modelli di intervento per sostenere la professionalità docente. Allora mi chiedevo, ma tutti questi obiettivi sono condivisi dai docenti, li interessano, li sentono propri? Perché ho l'impressione, quando sto con i docenti a Genova, che loro vogliono imparare metodologie didattiche, cioè non mi sembra che abbiano questo interesse, però appunto forse sbagliamo noi a tenere il livello troppo basso. E poi questo modello Orson che tu ci hai proposto, cioè mi chiedo appunto se voi lo ritrovate appunto fittante per la vostra situazione. Bene, grazie. La parola al professor Franco Passalacqua, 5 minuti. Grazie, e ringrazio anch'io la dottoressa Perla e mia amica dottoressa Vinci per un contributo interessante perché consente anche noi rispetto a quanto abbiamo presentato all'inizio di mettere poco meglio un elemento fondamentale nella progettazione dei percorsi di formazione didattica dei docenti universitari, in particolare rispetto ad una accurata analisi dei bisogni formativi in entrata. Devo dire che il vostro contributo e in più in generale il progetto a cui afferiscono anche altre università ci consente di pensare davvero a fondo rispetto a come analizzare inizialmente questi bisogni. Allora io vorrei soffermarmi brevemente su due elementi che la collega ha già messo a fuoco in maniera anche piuttosto articolata. Il primo riguarda questo scarto che abbiamo notato tra le due sezioni del questionario, la prima in particolare dove l'89% dei docenti dichiara di utilizzare metodologie didattiche attive, l'89%, mentre alcune risposte ad alcune sezioni della seconda parte ci fanno pensare che quantomeno le credenze, le rappresentazioni che loro hanno della valutazione dello studente di insegnamento vadano nella direzione opposta. Questo è il primo elemento che approfondisco tantissimo. Il secondo riguarda invece alcuni elementi, sempre della seconda parte del questionario, che fanno emergere non tanto e non solo le credenze e le rappresentazioni dei docenti, quanto una loro certa visione della loro professionalità, quindi rispetto alla loro identità professionale. Allora, vengo al primo punto. Parlavamo di questo scarto, appunto si dice l'89%. Ci sono alcune sezioni della seconda parte del questionario, in particolare quella relativa, adesso vado a riprenderla, ai bisogni formativi degli studenti, dove i punteggi sono piuttosto bassi. L'ho proiettato velocemente, poi ho avuto il piacere e ti ringrazio per questo di averlo anche esposto in maniera dettagliata nel contributo. In quella sezione, eccolo qua, esatto, il punteggio 1482. Però il primo vorrei rendere più coerente gli elementi del programma rispetto ai risultati di apprendimento è piuttosto basso, 4,72, nell'idea che non c'è questa consapevolezza nel capire come adeguare la propria progettazione didattica rispetto agli esiti effettivi che gli studenti raggiungono e anche rispetto agli strumenti valutativi.
lo si vede nel terzo item. Sulla valutazione poi, più nello specifico, ci sono degli elementi sempre interessanti rispetto a questo scarto, ovvero, arrivo subito, non so se è lì sotto, esatto, sì, l'ultimo, esatto, cioè da un lato l'89% dice di utilizzare la metodologia Tibet, dall'altro un punteggio bassissimo, 3,88 rispetto all'utilizzo di forme di peer evaluation. Quindi dicono di utilizzare metodologie attive, forse metodologie più didattiche, meno legate alla valutazione, ma qua ci danno un dato completamente diverso. Ed infine, sempre rispetto a questo scarto, l'ho segnato, eccolo qui, quanto si affermava prima rispetto, allora, da un lato alla passione che loro mostrano rispetto all'insegnamento, che è vero che è minore rispetto così alla passione verso la ricerca, ma comunque ha un punteggio piuttosto elevato, intorno al 6 o 5. Però questo scarto, cioè da un lato dicono effettivamente siamo appassionati all'insegnamento, ma nell'ultima sezione, nell'ultimo ambito della seconda sezione si dice che rispetto all'item sarebbe utile avere a disposizione consulenti, è davvero molto basso, 3,95 il punteggio, e anche l'ultimo item sentono la necessità di supporto metodologico, 4,1 il punteggio. Vabbè, adesso non ripeto tutti i dati. Quindi l'elemento di interesse un po' per tutti, devo dire, non solo per il caso di Bari, è in che modo rendere consapevoli i docenti rispetto a questo scarto, e quindi in che modo aiutarli a leggere un bisogno formativo che forse loro vedono con un punto di vista sicuramente diverso, ma con strumenti anche, diciamo, pedagogici e didattici differenti. E dico questo agganciandomi, diciamo, alla seconda domanda, che è: in che modo avete tenuto conto voi nella progettazione di questi primi percorsi pilota di questo elemento di scarto così evidente, sia durante la progettazione di questi percorsi, sia più nello specifico rispetto alle scelte che avete fatto diciamo, rispetto alla costruzione e alla progettazione dei percorsi formativi. Grazie. Grazie. Parola al pubblico, ci sono interventi. Prego. Sono Elena Pacetti, ormai mi presento, no? No, a me, sulla base di tutte le vostre suggestioni, in realtà, che è uno dei dilemmi sono anche una docente universitaria e una ricercatrice, insomma, faccio ricerca, è proprio questo, cioè, non avete forse pensato come stimolare i docenti a portare le loro ricerche all'interno della didattica, che potrebbe essere un po' una chiave di lettura che chiaramente stimola molto di più ad appassionarsi alla didattica, visto che è un po' più bassa la passione per la didattica rispetto alla passione per la ricerca, che è evidente che non è sempre possibile perché per le necessità del proprio dipartimento si vanno anche si va a essere responsabili di insegnamenti che magari non sono proprio vicinissimi, che però appunto come invece provare a creare un circolo virtuoso, no, tra ricerca e didattica, che potrebbe essere uno dei temi forse da affrontare nelle formazioni, se non è stato fatto, oppure se appunto è emersa come un'altra delle necessità. Cioè, in qualche modo il syllabus, certamente legato a delle competenze di uscita rispetto a un corso di studio, ma ciò non toglie che uno riesca ad appassionare, proprio anche in considerazione delle precedenti presentazioni, fatto presente di dire l'utilizzo di partire dagli esempi, gli esempi sono spesso relativi anche a ciò che noi facciamo nelle ricerche, porto degli esempi ai miei studenti, quindi leggo le mie ricerche, poi alla didattica tutto dovrebbe più o meno tornare. Ma da questo punto di vista, secondo me, mi aggancio, ma la mia domanda poi è un'altra. Io penso che siamo viziati dal nostro tipo di insegnamento, cioè la nostra ricerca è l'insegnamento, cioè è la relazione, per cui non se il nostro settore scientifico in generale, la pedagogia, la psicologia, io vedo anche gli psicologi che vengono da noi, loro l'analisi di caso è qualche cosa che
lega la didattica alla ricerca, molto più difficile quando tu fai una ricerca specifica in un ambito della fisica e della chimica, piuttosto che, cioè io lo vedo come un ideale poco realizzabile. Invece la mia domanda era, non so, forse perché io ho un cattivo rapporto con i dati, c'è una mia difficoltà anche, però se trovo interessantissima questa enorme quantità di dati, dall'altra parte, da invece didatta, mi dico che cosa ce ne faccio, cioè come mi oriento in tutti questi dati così, così articolati, cioè già i due interventi credo che siano entrati nello specifico. Io appunto anche lì, forse per una propensione più alla sintesi mia, cioè direi va bene, quali sono i dati che avete considerato cruciali, essenziali, e quindi da cui parto poi per decidere che intervento faccio. Perché è come se servissero più a noi che stiamo ascoltando che a chi è dentro. Almeno io, se fossero dati del mio ateneo, non saprei da dove partire. Come esterno mi sembrano interessanti, al di là del fatto che ci sono delle contraddizioni fra un dato e l'altro. Quindi mi chiedo, vi siete interrogati sullo strumento che avete usato, o comunque la realtà è contraddittoria in questi casi? Grazie. Ma dunque, volevo assolutamente confermare quanto detto la collega su quello che riguarda le discipline non nostre, nel senso che io ho una formazione nuova, la formazione matematica, alcuni corsi base di matematica sono corsi assolutamente standardizzati che proprio nulla hanno a che vedere con la ricerca che fanno i colleghi matematici, sono veramente molto avanzati. Quindi andare a bisogna fare una, secondo me è corretto quello che dice, ma va visto come una lente disciplinare molto forte, perché può valere in certe discipline, tipicamente umanistiche, sulle discipline scientifiche, il tipo di ricerca che vanno a fare è veramente quella ramificazione della disciplina, quella fogliolina, quel caso particolare che è difficile portarlo. L'esame che l'analisi 1 dove si spiega il teorema di Weierstrass, il teorema di Weierstrass è quello, che non è che c'è poco da portarci alla propria didattica. Invece quello che volevo dire io, e anche io volevo fare qualche commento su questo discorso della metodologia attiva, è uno dei rari casi in cui avrei tanto voluto vedere un valore basso, perché il valore basso mi avrebbe detto che hanno capito cosa vuol dire metodologia attiva, invece più che un sospetto che non abbiano, attribuito il giusto significato a quella parola. Poi tipicamente va detto che il docente si pone è docente centrico, quindi se è attivo lui la metodologia è attiva, non vede che deve essere attivo lo studente quando gli si pone la domanda. Quindi la mia domanda è, al di là diciamo delle dichiarazioni che già danno parecchi indizi, se le risposte alle domande aperte possano in qualche modo aiutare a ricostruire il significato della di come loro percepiscono il concetto di metodologia attiva, che chiaramente non è quello che non è quello dal significato che attribuiamo noi. Bene, grazie. Altri interventi? No? Io posso fare ancora una domanda? Prego. A me dalle domande aperte, da noi era uscita l'esigenza dei docenti di incontrarsi per raccontare le loro esperienze, e da lì sono da noi nate le comunità di pratica, ma è stato una cosa molto sentita. Mi chiedo se a Bari questo è uscito anche. Beh, c'è tanta carne sul fuoco. Sì, prego. Sì, 5 minuti. No, bisogna dargli di più, non fate troppe. Una cinquantina, ma di 3 palle. Va bene, allora, sfidiamo l'impossibile. Partiamo con ordine. Perché TLL e non TL? Teaching Learning Center, è stata una scelta dovuta a due ordini di motivi. Il primo è metodologico e epistemologico, perché abbiamo voluto valorizzare l'elemento del Teaching Learning Laboratory, cioè di un fare
che poi si connette a tutte le domande che, avete, che mi avete sollecitato, cioè di un coinvolgimento dei docenti a partire dalle loro ricerche, dalle loro pratiche, perché il problema che sottende tutta la ricerca ProLead e che non ho avuto modo di esprimere in maniera chiara, è sempre il rapporto fra didattica generale e disciplinaristica. E questa è la base. Nel momento in cui noi abbiamo cercato, abbiamo pensato al laboratory, abbiamo in mente un modello, diciamo, costruito dal basso, perché i teaching learning center sono delle strutture che hanno una loro autonomia, anche amministrativa, che come dire, operano con una serie di azioni che non possono essere calati dall'alto, perché sono modelli, voi lo sapete benissimo, non è un modello che è valido negli Stati Uniti, non può essere calato, mutuato improvvisamente in un contesto universitario qualunque in italiano. L'altro motivo è legato al fatto che il centro, pur essendo diciamo di ateneo, perché va a impattare anche su indicatori strategici, in realtà è gestito dal Dipartimento di Scienze della Formazione. Cioè, la professoressa Perla ha molto, si è molto prodigata affinché la gestione fosse comunque coordinata dalle persone che hanno questo tipo di competenze, perché in ateneo questa cosa per anni se ne parla, ma non è stata mai messa a sistema, perché non c'è neanche un interesse di ricerca effettivo. Per le didattiche attive e su tutte le criticità che voi avete sollevato, è verissimo, nel senso che c'è una grande contraddizione tra i dati, ma devo anche specificare un passaggio. Sicuramente le scale Likert riescono ad andare più in profondità rispetto alla semplice domanda quali pratiche didattiche utilizzi più frequentemente. È vero pure che il modello della ricerca, diciamo, iniziale, che è stata condotta a Padova, che però aveva una durata biennale, mentre la nostra ha avuto una durata di un anno, quindi per ovvi motivi non abbiamo potuto fare tutte le azioni, prevedeva anche degli approfondimenti con interviste in profondità e focus group. Ora, quello che voglio dire qual è? Noi abbiamo semplicemente aperto come dire, il vaso di Pandora, abbiamo un attimo toccato il passaggio per porre il problema del tema, ma in che termini sono attendibili i dati? I dati sono attendibili e utili nel momento in cui innanzitutto io vado a correlare i dati delle risposte di queste prime due sezioni con la parte qualitativa, perché nell'analisi delle Atlas T del contenuto, beh, lì c'è un mare di informazioni invece che dicono tantissimo, cioè i docenti parlano praticamente dei problemi. E ad esempio, non ho il tempo di approfondire, ma uno ve lo devo dire, perché da lì ad esempio è nata l'idea della progettazione di un modulo. Molti docenti hanno segnalato la discordanza, diciamo il problema dei sillabi, i sillabi dell'insegnamento. Molti non sanno effettivamente articolare un sillabo in un certo modo, cioè il format è comune, però noi stiamo analizzando tutti i sillabi dei dipartimenti coinvolti, abbiamo immediatamente visto che c'è una grandissima disomogeneità, non solo all'interno, a livello di coerenza fra gli obiettivi dell'insegnamento e diciamo, il corso di laurea, ma tra i diversi sillabi che costituiscono quel piano di studi e quindi tra il sillabo e la scheda sua. Quindi quello che voglio dire, questi dati, cioè sono, noi ovviamente li abbiamo utilizzati con grande attenzione e sono stati utilissimi, perché il primo passaggio, infatti, il primo modulo che abbiamo messo in atto, rispondo subito ad Antonella, è quello dei sillabi, che è stato gestito da Anna Serbati, perché ha lavorato su questo tema già in maniera molto efficace in altre università. Anche qui noi ci siamo interrogati, personale straniero, persone in casa, certamente una via di mezzo, perché diciamo c'è già una difficoltà nella partecipazione e l'inglese costituisce un elemento ostativo in questa fase.
prevediamo però nei prossimi seminari di includere a coppie un italiano e uno straniero, in modo tale che piano piano entri un po' nella logica. La clusterizzazione, ecco, la clusterizzazione che ha portato poi all'identificazione delle varie tipologie dei docenti è stata effettuata con una creazione di una database, una matrice di dati in cui sono stati praticamente accoppiate le risposte, ma non solo, vi dico, con una serie di categorie che sono state fornite, diciamo, come paletti dal gruppo Padovan, e sono la disponibilità a essere ricontattati, quindi sì, no, l'esperienza tecnologica, metodologica e valutativa di interesse rispetto a tutte le risposte che loro avevano dato, le esigenze di supporto, e qui abbiamo agganciato le risposte qualitative, e la soddisfazione degli studenti, per cui abbiamo anche attaccato nel database, scusate se vale lì, le valutazioni, cioè le valutazioni degli studenti veri e propri, quindi se al di là di quello che tu dici, come sei valutato, lì c'è la prova del nome. Quindi lì siamo arrivati poi a dire i disponibili, recettivi, esperti. Gli esperti sono pochissimi, tra un 6-7%. Gli obiettivi molto alti. Allora, l'obiettivo è molto alto, però, detto sinceramente, il primo obiettivo utile, che vale la pena realmente, cioè su cui lavorare realmente, è per forza un lavoro con il epistemologico. Perché se l'incoerenza mi interessa la didattica, le metodologie attive, però poi non voglio, rispondo, non voglio essere accompagnato da un esperto di didattica, cosa mostra chiaramente? Una diffidenza verso la didattica. Allora il problema è di linguaggio, cioè, come diceva la collega, coinvolgere dal loro punto di vista. Infatti nei nostri workshop loro parlano in maniera attiva di, cioè, si creano i gruppi di lavoro in cui lavorano molto sul loro expertise, sulla loro esperienza. I docenti hanno interesse? Sì. Sono corsi obbligatori? No. Perché noi vogliamo, almeno in questa fase, partire secondo, valorizzando quello che la professoressa Nigris ha giustamente evidenziato, cioè il carattere della volontarietà, perché dobbiamo partire dal basso, siamo al grado zero rispetto a questi discorsi. E, alcuni elementi che appunto sono stati sollecitati anche da Franco, il filo dello scarto tra i bisogni degli studenti e i sindaci, alcuni elementi che riguardano appunto lo scarto sulla valutazione. In che modo avete tenuto conto di questi scarti nella progettazione? Beh, sicuramente a livello metodologico, cioè non è tanto nella scelta dei contenuti, alcuni sono stati direttamente dipendenti dall'analisi delle risposte aperte, i silabi è un esempio concreto, altri sono proprio legati a, come dire, al lavoro di metodo che abbiamo scelto di attuare. E che cosa ne faccio di questi dati? Credo di aver risposto, e non so, sono un po' persa, credo comunque di aver esaurito il tempo, non so se globalmente ho toccato un po' i vari passaggi, però è una ricerca abbastanza elaborata, ma trovate il report completo di tutte le risultanze pubblicato sull'Università di Bari nella sezione Prodigio, per cui lì potete approfondire anche i vari livelli e anche soprattutto la trasformazione dei dati, che io per motivi di sintesi ho dovuto realmente sacrificare. Grazie. Grazie ancora alla dottoressa Viviana Vinci, al professor Franco Pastalacqua, nuovamente alla professoressa Antonella Lotti. Allora, prima di congedarci, alcune informazioni logistiche. Si terrà adesso, esattamente fra 10 minuti, un buffet che avrà luogo al terzo piano di questa struttura, nella sala dottorandi.
ore 13:45, un buffet che in rispondenza a un criterio di sostenibilità è riservato solo ai relatori, ai discussant e ai colleghi universitari qui presenti. Mentre noi tutti ci rivediamo sempre in Aula Magna alle ore 15:30. Io però, come ho detto, no, come ho detto al collega PG, professor Giuseppe Rossi, per me PG.